Buongiorno signore e signori, il mio nome è Mike Senza Nome, vi do il benvenuto alla live stream domenicale. Iniziamo salutando Davide, ciao bello, ciao, ciao, benvenuto. Stavo pensando di portare una live su Tropico, perché? Perché nella mia serie, che al momento è costituita da 3 episodi, più questa che sarà la quarta della live, ho fatto un macello. Cioè nel senso, soldi sono debiti, casini... In breve, ho fatto un gran casino. E quindi pensavo di riprovare di nuovo la stessa missione
di prima, cioè la stessa missione essenzialmente del vulcano, cercando magari di non finire in bancarotta. Non so se ci riuscirò, non credo, però insomma si può sempre sperare. Insomma, non lo so, vedremo se ci riesco. Allora, ho fatto un macello, ma tipo un macello di quelli grandi. Nell'ultimo episodio ho preso debiti e poi continuavo a accumularsi debiti. Non riesco ancora a capire essenzialmente come far soldi su questo titolo. Cioè proprio non ci riesco, vai più forte di me. Benvenuti a tutti, benvenuti ovviamente. Vi ringrazio tantissimo, apprezzo tantissimo i like e devo cercare di fare una programmazione di queste live. Anche se vi devo dire fin da subito che questa settimana per me è parecchio impegnativa, ovvero la prossima che arriva, perché c'ho un concorso. Data la mia professione c'ho un concorso, è abbastanza importante, dovrei essere magari a ripassare qualcosina e invece sono a fare la live. Quindi insomma capite bene che le priorità sono un po' strane. Ovviamente questa è la intro che abbiamo già visto. Te ricordi del Monte Kraken, presidente? Sì, me lo ricordo. Il tempo è prezioso, presidente. E specialmente il tuo, come... Va bene, questa ce la ricordiamo tutta. Allora, vediamo i voti, suffragio universale e... Tanto vogliono il supporto dei militaristi aumenta a 20, conferma i cambi, eccola. Ah, presidente! Vabbè, iniziamo subito con l'esportare oro. Abbiamo quindi il nostro bel isolotto così, che per qualche motivo si occupa bestiame. E altro bestiame, togliamo il consumo locale. Carne e peli, vogliamo esportarle. O forse dovrei tenerle, non so. Questo mi fa carne e peli. E ciao Andrea. Ciao. Sì, il problema è che non so nemmeno io come non andare in bancarotta. Cioè faccio schifo sotto quel punto di vista. Anche perché ste cacchio di auto, di barche, quelle robe lì che sono, cioè fanno veramente schifo. Sono lentissime, non mi aiutano a fare nulla. E penso di dover costruire subito. Cos'è sta roba? Rivendita degli alimenti, non c'è niente, magazzino di cibo, zero. Non mi ricordo neanche come iniziare. Iniziamo bene. Allora, andiamo con le robe di base. Piantagioni di cocco? Ma cosa mi serve la piantagione di cocco? Piantagione. Qua, se ci ricordiamo bene, facciamo gli ananas. Ananas. Un'altra piantagione di ananas. Questa volta comunque abbiamo più esperienza rispetto alla prima volta. E Valerio, benvenuto, ciao. Stavo pensando, guarda qua i miei trasportatori come si spostano tra una roba e l'altra. Allora, stavo pensando di fare un secondo porto da questa parte e poi un giorno, quando ci avrò i big money, di farne uno da quest'altra parte. Nel frattempo lo diamo, anzi chiediamo un aiuto economico così scendono e poi glielo diamo, capito? Ci siamo fatti furbi. Gli alleati invece li lasciamo lì dove stanno. Mercantile mi ha portato 347 dollari di beni. Molto, mamma mia, cioè divento ricco così. Edo, hai cambiato nome, Edo? Cosa ti succede? Cosa ti succede? Benvenuti a tutti, benvenuti. Vi ringrazio ovviamente per la compagnia per così poco preavviso, tra le altre cose. Facciamo una bella partitina sul Tropico 6. Sarò qua un paio d'orette. Come ho già spiegato, sono abbastanza incasinato perché questa settimana è una settimana difficilota per me. Ho già la distilleria di rum pronta. Usa lo zucchero. Quindi, cosa bisogna fare? Bisogna farsi a piantagione zucchero. Vediamo da che parte possiamo farla. Io andrei sempre avanti qua per piantagioni. Piantagione, eccola là. Un'altra piantagione. Una stradina. Questa volta sto rifacendo lo stesso livello che ho portato nella serie, perché ho fallito miseramente. C'è proprio un fallimento. Matteo, benvenuto. Benvenuto, ciao. Ciao. E tra le altre cose io vorrei dare il benvenuto a Angelo. Angelo che si è appena iscritto al canale. Benvenuto anche Angelo. Devo esportare oro. Ah, ecco qual era, cos'era che dovevo fare. No, perché io parto già, parto per la tangente ogni tanto.
Ufficio per i trasporti, piattaforma, porto per i trasporti. Intanto vediamo dove devo costruire le miniere. Miniere, dove siete? Qua. Oro. Tanto abbiamo capito che queste faranno una brutta fine, quindi le costruiamo così. Una là. Miniera. Oro. Una qua. Strada. Ma guarda che bijou, ragazzi, guarda che bijou. Tropico Resident Evil 2. Allora, diciamo che sono due generi che sono abbastanza, per chi non leggesse la chat, perché ovviamente questa la caricherò anche successivamente. Guardate che bel ponte, cioè, ma quanto sono bravo. Cioè, si vede che ho imparato qualcosa, forse, spero, dallo sfiga dell'ultima partita. Comunque, stavo dicendo, cos'è? Il ranch di lama? Ma quanti ranch c'ho? Ma ce li abbiamo anche nella partita di prima? Non mi sembrava averceli anche nella partita di prima. Vabbè, sono confuso. Comunque, Matteo mi ha detto che a gennaio è combattuto tra Resident Evil e Tropico. E io sono abbastanza un po' così, cioè, nel senso, sono due generi abbastanza diversi. Chi ti dice che magari non puoi andare a ammazzare mostri e dopo, quando sei stanco, andare a costruire villaggi per questi poracci? E sì, ho iniziato una nuova partita perché sono andato in bancarotta miseramente, cioè ero a meno 60.000 dollari. Mi serve aiuto, presidente. Chi sei? Sta andando tutto a rotoli e ci serve una mano ferma al timone. Ti aiuto io, nessun problema. Ti aiuto io. Posso scegliere 10 immigrati, 2.000 dollari e un progetto casuale. Va bene, accettiamo. Ma anche perché non abbiamo ancora fatto nessun contratto con questi tizi. Posso esportare? Se 1.100 un po' troppo. Noce di cocco, latte, pesce, con le aliatti poi, tra le altre cose, cioè zucchero, caffè, zucchero devo produrre, peli 18.700, la vaccaccia, bonus totale 699, ma hai preso per i fondelli? Beh, dai, andiamo di, vediamo, carne 2000 big bonus, vabbè, dai, facciamoci 14.000, ci piacciono. Stefano, ci fa piacere che sei allegro. Spioni per saldi. Denunciate un episodio sospetto e avrete la possibilità di vincere fantastici premi in denaro. Ananas. Ma perché io metto giù la cosa di ananas? Ah, questa Presidente, è di ananas. Ho avuto di nuovo quell'incubo. Non i pinguini, ma Tropico, distrutta sotto una pioggia di bombe. Va bene, generale. Va bene, iniziamo a accumulare come sempre missioni. Piantagione di zucchero, ci sta. Allora, stavo dicendo, volevo fare la distilleria di rum perché ce l'ho subito sbloccata. E la farei qua. Questo vuole un ufficio per i trasporti, ma al momento direi che è un po' prematuro. The Sims 4. The Sims 4 purtroppo non ha avuto lo slancio che avrei voluto, nel senso che nemmeno io non è che ero tanto preparato rispetto a quella serie. E le avventure del mio fratello sono finite tristemente in mare. Scrap Mechanic l'avevo già iniziato e anche lì mi sono accorto che faccio abbastanza pena per quanto riguarda la costruzione delle robe, cioè, nel senso, Trailmakers, quando sono arrivato a costruire le robe che dovevano volare, cioè ci ho rinunciato perché un disastro. Però non è detto che, insomma, non possano riaffiorire e ritornare a queste serie. Volevo... Ma perché devi tagliare così, pirla? Ma perché vai all'incrocio? Mi rovini la... Madonna santissima. Ok, e se faccio un giro così tutto intorno? Ci stanno i sassi, non ti piace? Non distruggiamo il raccolto. Ah, va bene, allora ci piace. Stavo facendo lo zucchero. Qua distilleria di rum. Così iniziamo subito a guadagnare dei soldi. Ananas. Cosa ci serve per l'ananas, ragazzi? Un bel conservificio. Un servificio, dobbiamo sbloccare, però ha bisogno di elettricità. A proposito di elettricità, beh, sblocchiamoci sto coso e ci facciamo qua il conservificio. Lo mettiamo proprio, guarda, qua davanti, così. Molto bene, super bene. Ciao Mike, ciao Mike, sono io Mike. Ciao Antonio, ciao. Se acquisto Tropico 6 su Instant. Allora, la beta, questa beta in particolare, è una closed beta che è stata diffusa essenzialmente
per la stampa, diciamo. Di conseguenza la mia risposta temo che sia no, non potresti partecipare se lo preordini. Non so quali sono i bonus del preordine, a dire la verità, però insomma dovresti informarti. Poi ovviamente, se volete prendere qualcosa, ragazzi, se usate il mio link di Instant, io non posso che esservi grato, anche perché è una situazione di win-win, capito? Vincete voi, vinco io, quindi siamo tutti Allora, chiamami non voglio allarmarti, ma devi prendere subito una decisione in merito a queste offerte. Ok, non c'ho soldi, molto bene, va bene così. Edo, è un po' presto per parlare di raduni, cioè io vorrei fare tante cose, però mi sento di dire che è abbastanza presto per parlare di raduni. Diciamo che se mai un giorno, perché ieri ho avuto veramente, ragazzi, ieri ho avuto una giornata di cacca, va bene? Ma proprio, cioè nel senso, mi sono messo... Gli hanno rivoluzionato l'arte della guerra, ma Tropico ancora non ha una flotta aerea. In un comunicato ufficiale il palazzo ha dichiarato... Il tuo genio è innegabile, presidente, ma potresti ascoltare un'idea del tuo umile penultimo? Mi sono messo a giocare a FIFA 19, a parte un periodo di sfiga nero, ma lasciamo perdere, ma la registrazione, cioè nel senso, mi sono messo a giocare con un tizio che non sapevo neanche chi fosse, cioè nel senso, era una partita qualunque multiplayer, e mi sono ritrovato che per qualche motivo, cos'è sta roba? La fabbrica tessile, usa la lana. Ok, ci sta. Mi sono ritrovato a giocare una partita contro un tizio e per qualche motivo, non so esattamente perché, tipo ho ricevuto una mail, il gioco mi si è ridotto a icona e dopo mi ha disconnesso, mi ha dato la sconfitta, tanto per citarne una, dopo che avevo fatto praticamente delle robe abbastanza assurde. E ieri ho avuto una giornata abbastanza pesante, ma non solo per questo fatto. A volte mi immagino la tua confessione in punto di morte, presidente. Ok, facciamo anche la chiesa. Cosa ti sei perso, Tommaso? Ti sei perso assolutamente il fatto che ho ricominciato il gameplay su Tropico 6 perché ero in un mare di debiti, un mare di cacca. Quindi adesso ho ricominciato. Sto partendo dalle basi. Cerco di fare le cose abbastanza con una logica. Mi chiede di fare edifici residenziali e forse sarà anche il caso di vedere questi signori, ad esempio, scusa, dove oggi abitano? In un condominio. Quale condominio, per favore? Allora, questi lavorano là. Ovviamente c'è una protesta, tanto per cambiare. Questi lavorano lì, lavorano qua alle piantagioni e abitano dall'altra parte. Questa cosa, capite bene che non ci piace. Allora Mike decide di andare sugli edifici e farci un bel condominio. Noi possiamo, aspetta, perché sta cosa mi sta proprio sulle balle, devo dirlo agli sviluppatori, ma mi sta proprio sulle balle. Stefano, no, sono a posto così, guarda, credimi, sono già fumato di mio. Detto questo, Tropico, stavo dicendo, mi fa girare un po' le balle, perché se io prendo un oggetto qualunque, vuoi fare zoom in dentro o in fuori, non posso per via di questa roba che continua a girare come una pazza, ok? Quindi devo annullare, zoomare all'infinito, poi rientrare, che tra l'altro col clic destro si entra nel menu di costruzione, va bene? Quindi andare qua e io con Alt e tenendo schiacciato, anzi girando la rotellina, posso cambiare la varietà degli edifici, che in realtà al momento non sono tantissimi. Però diciamo che se io devo costruire un paio di condomini, mi dà un po' di alternative. Li ho fatti qua i condomini perché qua dietro ci stanno le baracche, quindi è tutto molto perfetto, tutto bene. Allora, che io sappia, Tropico 6 è solo su PC, esclusivamente su PC. Non so esattamente se è su console, portate pazienza, non sono così colto. Però non so nemmeno quanto costa, cioè nel senso, non vorrei dire una cavolata, va bene? Sicuramente, eccolo qua, lo fra. Meno male che è arrivato il mio assistente di fiducia, ragazzi. Se avete domande, quesiti o altro, inviate a Lofra che lui me le manda via piccione. Dunque, ho una piantagione di zucchero qua, fate due di ananas, perché sto costruendo da questa parte una distilleria di rum e un conservificio, e dopo potenzio l'ufficio dei trasporti. Nel frattempo stiamo cercando di non fallire, come ho fatto praticamente nella serie del gameplay, e io sono super contento perché siete tutti qua con me con così poco preavviso, ma veramente. Comunque, ciao Dario, ciao Tommaso di nuovo, e chi passa per questa live ci resta un... ma guarda, siamo tutti pro,
perché stiamo cercando di non morire miseramente. Guarda il primo carico d'oro. È partito. Mi piace. Cos'è che ti piace? L'ha detto con un tono. Mi piace. L'ha detto con un tono un po' a paura. Allora, cosa dobbiamo fare? Assolutamente la chiesa non ancora. Ci atteniamo lì buona buona. Il covo dei pirati, 4.000, ma sono soldi spesi bene. Covo dei pirati lo metterei esattamente qua, anche perché è tipo in fondo alla strada, capito? Quindi continuiamo a costruire la strada fin qua in fondo. Il covo dei pirati ci va bene perché ci porta gente, ci porta cash, ci porta merci, ci porta un sacco di cose. Ci va benissimo. Cerchiamo di sbloccare altri contratti commerciali man mano. Il problema è che appunto devo riuscire a finire di costruire queste cose. E non c'è nessuno. C'è nessuno. Quello stavo dicendo, mi sono lamentato anche durante la serie. Ho avviato la live da 20 minuti più o meno. Nel senso che ho ricominciato la partita da capo da 20 minuti e facciamo cose interessanti. Tra le altre cose, io su FIFA 19 ho addirittura l'app, ok? Così quando sto sul cesso e rifletto sul senso della vita, rifletto anche su che giocatori comprare. È diventata un po' una droga sta cosa di FIFA 19 per il discorso del gestionale. Quindi più che altro la parte del trading, cioè giocare è bello, mi fa incazzare, tira fuori il peggio di me. Però devo dire che con l'app mi sto divertendo, perché compro giocatori a basso prezzo, faccio sfide contro altri giocatori e rivendo. Scoppiata la protesta, dici? Chi sono? Ah, minaccia ribellione medio. Aspetta, piano bello, prima che finisca male anche questa partita. Se tifo qualche scatola da calcio, allora, quando ero giovane, non posso neanche dirlo. Quando ero giovane, il divertimento. Tifavo per la Juve, ok? Però diciamo che più sono cresciuto e mi sono reso conto che è solo un giro d'affari e contano solo i soldi e c'è gente che è veramente sclerata e disposta ad ammazzare perché tifi un'altra squadra, allora ho deciso che forse è il caso di fare un miglior uso del mio tempo. Che non sia chiaro, cioè che sia chiaro, guardo ancora le partite importanti, le finali, le semifinali e robe del genere. Però non con tanta foga, tanto interesse. Facciamo vicino alla chiesa una taverna, perché uno esce da messa e va dritto a ubriacarsi. Ci sta. Anche da questa parte direi che c'è il caso di fare una taverna. Allora abbiamo fatto, dove facciamo il condominio? Qua c'è il condominio, qua ci facciamo la taverna. La suora vuole che io faccia preferito dei turisti bambini. Ma chi se ne frega dei turisti bambini? Allora aspettate un'altra cosa. Per parlare di spese, licenziamo un po' di sta gente. Io sto facendo 310 elettricità, 190 mi basta? 70? Beh, va bene così. Tagliamo un po' sull'elettricità. Molto bene. Bravo Lofra, vedo che mi capisci con l'app. Che è molto bello, perché comunque è molto rapida l'app companion di FIFA 19, capito? E vediamo cos'altro c'è. Allora, al netto di pregi e difetti, mi sta convincendo questo tropico? All'inizio, un po' come Niflheim, a dire la verità, il gioco che ho portato sul canale l'altro giorno nell'edizione che cos'è. Quando me l'hanno dato e l'ho provato, ho detto, ma che cavolo è sta roba? Cioè, piano ragazzi, piano. Devo dire che mi sto un po' ricredendo, cioè nel senso, non mi dispiace, va bene? Mettiamola così. Adesso, anche perché ci sto dando meno peso alle cose interessanti, ho visto tra le altre cose, sentite questa, perché questa non potete perdervela. Ho visto, fatemi costruire un porto prima, finché parlo, che esce un nuovo DLC di City Skylines. Cioè, Jamaica, Stefano, ma quanta roba ti sei comunque. City Skylines esce un nuovo DLC e si chiamerà più o meno, se non ricordo male, Industries. Quindi fatalità, riguarderà proprio l'industria. Io ho deciso di costruire un porto qua, quella roba che volevo fare nella scorsa partita, solo che l'ho fatta un po' troppo tardi. Questi c'è ancora da lamentarsi. Sono così estressato.
È stressato. Hai un'aria familiare. Guarda qua il divertimento, a zero. Padre, perdonami. Sono troppo triste per fare qualsiasi cosa. Ti perdono, adesso tiro una mazzolata in testa, vedrai come ti perdono. Intrattenimento di lusso? No. Intrattenimento. Sono solo necessari i requisiti di benessere per i visitatori. Requisiti di benessere. Allora, con questo un 6.000 me lo tolgo dalle balle. Anche questo un 6.000 me lo tolgo dalle balle. Giardino botanico. Facciamolo, ragazzi, facciamolo. Ricordiamoci che il giardino botanico è influenzato. Che cazzo è successo? Oh! Pronto? Pronto, pronto? Giusto? Madonna. E che ogni partita... Aspetta, aspetta. Fermo lì. Fermo lì. Fermo lì. Andrea, hai ragione. Fermo lì. Allora. Dov'è? Webcam. Vieni qua, bella. Tacchete. A Tropico sono state introdotte le auto volanti. Okay, i tempi di volo attuali sono inferiori anche all'ultimo al secondo. I nostri scienziati sono al lavoro per aumentarne la durata. Un po' difficile sa fare ste cose sempre in live, però vabbè, pazienza. Stai aiutando l'asse a rubare il tuo oro? Madonna santa. Fa prendere sempre un colpo sta vecchia. Tempi in cui il buon Dio allora, questo, faceva piovere fuoco qua. Dal cielo sugli ingiusti. E questo? Lo spostiamo. Dovrebbe essere giusto qua sotto. Però più sotto così. Molto bene. Guarda, guarda che pro, che professional che sono. Eccolo là. Suor Francesca. Comunque ti stavo rispondendo, Lofra, mi sta convincendo. All'inizio era un po' così, un po' titubante. Possiede miniera d'oro con il potenziamento canarino. Va bene, bella. Adesso vado e prendo il canarino. Il canarino non è altro che riduce la possibilità che questo edificio prenda fuoco. $750. Eccola. Meglio di niente, presidente. Intendi usare la frase come epitaffio? O vorresti vivere per sempre? Grazie. Sempre gentile la suora. Cioè, mi fa venire sempre i brividi. Però, cos'è sta roba? Un condominio che sta venendo su. Valerio, se hai modo di tornare, guarda, sono qua fino alle 10. Spero di vederti prossimamente. Spero di vederti prossimamente. Non ho abbastanza zucchero. Madonna santa. Allora, facciamo. Senti, bam. Oh. Oh, no, non funziona niente. Vai, pazienza. Dunque, cosa stavamo facendo? Costruisci un edificio residenziale 1 su 2. E vabbè, non c'è nessuno dentro. Che cavolo costruisco a fare? Questi stanno nelle baracche. Vediamo se adesso hanno capito che devono spostarsi. Benessere necessario, benestante. Allora fammi fare magari un dormitorio che serve per i poveri. Ok, povero di anima, povero di spirito. La taverna, là facciamo costruzione rapida, se no qua mi scoppiano le proteste. No, stavo cercando di vedere un aggiornamento, ma non riesco a capire perché non va. Ho la clinica gratis, lo so, ma la clinica al momento non voglio metterla giù, perché l'altra volta l'ho messa subito così senza neanche sapere cosa stavo facendo. La salute è al 43%. Per cento presumo, perché si basa su un centinaio. Il divertimento fa schifo, ma proprio schifo. Ho solo due taverne. Tra l'altro questa è a 24, qual è? Sì, ma assumiamo qualcuno, zia. Cioè, non c'è nessuno che lavora qua. Ho assunto quindi dei lavoratori esteri che vengono a lavorare qua. Maniconia liquida. Efficienza aumenta, la qualità del lavoro si abbassa. Qualità del lavoro qual è? Qualità del lavoro 40. Beh, insomma, non è male come cosa. Allora, dov'è, cavolo? Aumenta del 25%. Qualità del lavoro 30. Efficienza al 100%. Molto bene. Ci sono delle meccaniche abbastanza strane che non si capiscono subito. Scoppiata un'altra protesta. Molto bene, è quello che volevamo fare. Qua nessuno sta costruendo un tubo. I miei costruttori dove diavolo sono? Cioè, nel senso, veramente? Ho solo questo per la costruzione? Mi sa proprio di sì. Poi tra le altre cose mi sa che sono sotto. Sono di Verona. Dimo, non so esattamente perché non puoi andare indietro nella live. Presumo che sia perché, non so, perché è una live probabilmente. Però ovviamente
Questa live verrà caricata come tutte le altre. Adesso mi faccio meno problemi. Sono quasi senza soldi. Tanto per cambiare. Sta arrivando il vascello. Aspetta, c'è la gente qua. Oh là. Apriamo la schermata di raid e mandiamo a fare. Cosa mandiamo a fare, ragazzi? Mandiamo a caccia al tesoro e salva praticamente. Salva molti. Salva molti. Va a salvare in molti. Ecco, molto bene. Partite per favore. Intanto devono accumulare i punti raid e dopo devono andarsene. Sta morendo la fibra. No, dai, cioè, l'ho appena presa. Aspetta, dagli un po' di tempo. I miei soldi, il mio conto in banca sta morendo. Quello sì. Il mercantile mi dà 4.000 euro. Zia Pina, di sto passo dovrò fare veramente 40.000 robe. Cioè, 40.000 episodi per fare qualche progresso. Lo zucchero sta facendo room. Non ce ne abbiamo perché probabilmente lo stiamo portando via. È scoppiata la protesta. Vabbè, ho capito. Il dormitorio quando me lo costruisce. Forse perché sono troppo scarso. Sarà quello il problema. Allora, ufficio per l'edilizia mi costa 2.000. Rimango con 100 euro. Diciamo che non ci siamo. Ciao Marco, ciao, ciao. Benvenuto alla mia terza live in assoluto. Attenzione, e la prima devo ancora caricarla. Che personaggio. Mi raccomando, incrociate i diti per Mike, perché martedì sarà una giornata abbastanza incasinata per me. Quindi ho bisogno di tutto il supporto di tutti. Avrò un concorso. Ci saranno 10 posti per cambiare lavoro, che è un'assunzione, non entro nei dettagli. Mamma mia, aiuto estero dagli alleati. Grazie alleati. 10 posti e saremo solo in 3.000. Quindi va bene così. Lo fra, qualche anticipazione, bello. Allora, diciamo che da qualche parte lungo la strada ci sarà Rise of Industry. Però se faccio così gli spoiler, cioè dopo la gente non mi segue più. Un incendio sta devastando ovviamente Tropico. Sta bruciando ovviamente tra tutti gli edifici la taverna. Sta bruciando. Non poteva bruciare qualunque altra cosa, no. La taverna. Che mi servono 6.000 crediti solo. Vabbè, lasciamo che bruci. Basta che non bruci qualcos'altro. Ottimo lavoro, presidente. Ti ringrazio. Grazie. Ecco cosa penso della guerra. Ci fa vivere emozionanti avventure, eh? Sì, decisamente. E Axter, un po'. Non saprei. Non credo che qua ci siano modder per la PlayStation. Poi. L'offra per continuare il discorso di prima. Sì, al momento. Speravo di finire Kingdom Come Deliverance entro Natale. A dir la verità, mi è successa un po' un'altra delle mie cose molto carine e coccolose, del tipo che ho fatto la live, ok? 100% oltre la norma. Santo cielo, accetta subito, anche se non c'ho le piantagioni di caffè. Vai, adesso costruiamo le piantagioni di caffè, non ce ne frega niente che sta bruciando tutto. Dov'è che possiamo farle? Ovviamente non posso fare zoom. Qua, piantagione. Oh santo cielo. Piantagione di caffè. Che schifo. Ah, ecco perché. Ovviamente si trova dall'altra parte del mondo. Pure qua giù. Che comunque è dall'altra parte del mondo. E mi sa che non me la fa mica costruire qua. Piantagione di caffè. Ovviamente no. Molto bene. Paolo, benvenuto Paolo. Era una vita che ti aspettavo. E qua dentro non riesco a mettercela. Piantagione di caffè? Solo per te, guarda, quasi quasi metto questa piantagione di caffè qua giù. Solo per fare sto schifo di obiettivo che mi sono imposto. Solo per fare dei soldi. Eccola. Un po' da schifo, però cerchiamo di sfruttarla. Vediamo. Oh, guarda, c'è una cimice. Vabbè, pazienza. Hai finito di bruciare? Non ancora. C'avevo una taverna, ci avevo costruito. Eppure quella sta bruciando. Allora, un altro dormitorio, grazie. Giù.
Madonna, anche qua. Ma per, cos'è, perché la gente non lavora nelle taverne? Cioè, gli fa così schifo. Sto perdendo frame. Mi dispiace, ma secondo il mio dispositivo aggeggio qua, tecnologico, non ci sono problemi. Ciao, Edo. Panzer, soldato, insomma, come vuoi che ti chiamo, va bene lo stesso. Anche la cimice fa parte di questa live. Molto bene. Non hanno ancora finito di costruire il porto. Oh, grazie. Grazie. Vediamo se riesco a rubare dei dipendenti, delle personcine da qualche parte. Addirittura due barche stanno arrivando. Come mai? Cosa succede? Cos'è? Adesso ce n'è una per porto? Molto bene. In Cesar 3 spegnevo con molta più efficienza. Sì, ma perché forse su Cesar 3 avevi qualcuno che spegneva gli incendi. Io qua non c'ho mica i vigili del fuoco, quello è il punto. Quindi sto aspettando essenzialmente che bruci tutto, perché non voglio spendere soldi per sbloccare la caserma dei vigili del fuoco. Molto bene. La 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 la. No, in realtà i turni di lavoro ci sono, solo che essendo che siamo più persone che lavorano in questi turni di lavoro. Oh, presidente, le tue manovre politiche sono leggendarie. Lo so, vede. Permettimi di prendere appunti. Prendi appunti, prendete appunti anche voi, per favore. Allora, adesso, fermi lì, non muovetevi. Fermi lì, dove devo andare? Devo andare fin là, capito? Andiamo a leggere il turno di Super Mike. Questa cosa qua è interessante. Domenica 21. Domenica 21 farò un'altra live, chiaro? Allora, domenica 21 metto le mani avanti, farò un'altra live, probabilmente sempre in questo orario, perché così dopo cena ci piace guardare Mike. Cosa stavo dicendovi? Stavo rispondendo adesso di nuovo a Lofra. Un ascoltatore ha scritto chiedendo: come posso aiutare il presidente a vincere la guerra? Perché mi state costruendo i capanni, zii? Perché mi state costruendo elezioni? I capanni in mezzo alla cacca, cioè sul vulcano? Ma siete idioti? Cioè, veramente. Comunque, stavo dicendovi una cosa importante, che non ho messo la strada al... Come fa a non avere la strada sto coso? Ok, sei contento adesso? Molto bene. Domenica 21, sempre verso le 8 più o meno, insomma, datemi, siate un po' elastici, cercherò di fare un'altra live. Questo coso mi sa che non mi serve più a questo punto. Vedo che le barchette di questi sfigati riescono ad attraversare ugualmente usando il porto, mi sembra. Va bene. Ciao Emilio, benvenuto, benvenuto. Allora, gli edifici da sbloccare li sblocca solo pagando, puoi anche sbloccare attraverso eventi. Diciamolo chiaro e tondo, meglio essere fra gli alleati che far parte per esportazione, va bene. I torini sono decisamente più amichevoli, non credi? Sì, guarda, dal tono di voce sei decisamente più amichevole. Come stavo dicendo, Lofra, qua le ricompense posso scegliere tra i soldi, tra gli immigrati o un progetto casuale. Appunto, sblocco i progetti casualmente anche così. Oppure con i pirati posso sbloccare. Alleati, rotta commerciale, andiamo su questa cosa qua. Compriamoci un'altra licenza. Voglio esportare con gli alleati lo zucchero. Ce ne ho, ma io voglio... Lo zucchero in realtà voglio usarlo. Cacao non ce l'ho mica. Il petrolio... Ecco, questa è una cosa intelligente. Qualcuno nei commenti mi aveva scritto di mettere... il coso del petrolio, il pozzo del petrolio si sblocca con 7500. Andiamo a vedere dove si può costruire tra le altre cose. Quindi vediamo sulle mappe. Risorse, no, gomma, pesce, nickel, ferro. Sì, ma pecora, maiali, capre, ma non ho il petrolio. Niente, non si vede il petrolio, ragazzi, non si vede. Guarda, il vulcano quando parte c'entra quello che vuole, cioè è assurdo, però è vero. La missione principale, tra le altre cose, mi chiede di fare delle miniere. Miniere di oro, grazie. Quindi io la metto... Tanto non conta se la metti vicino o lontano. Se vuole prendertela, te la prende e basta. E quindi vediamo se riesco a metterla in maniera da non ostruire completamente la strada. Così... Eccola là, super bene, un'altra miniera.
Sì, ho visto, sì, so dove si trova qua da qualche parte, il pozzo di petrolio. Il problema è che allora, vabbè, compriamolo e vediamo dove cavolo si può mettere. Attenzione, posso estrarre il petrolio direttamente qua. Ovviamente, se vado sul petrolio, estrae. Ok, beh, il fatto che estrae il petrolio non è che ci dispiace. Addirittura in mezzo all'acqua posso farlo. Però mi sa che non con questa piattaforma. Posso farla direttamente qua. E questa cosa ci piace. Vicino ai pirati, così sono contenti i pirati di estrarre petrolio. Eccola, molto bene. Costruiamo quindi finalmente la piantagione di caffè. Un altro paio di edifici. Ma andiamo avanti il tempo, sennò qua a Mike cresce ancora di più la barba. I pompieri. Adesso potrei anche metterli i pompieri, effettivamente. Il problema è che hanno un range, secondo me, i pompieri, che fa abbastanza schifo. Ok? Cioè, agisce bene. Guarda che range che c'ha. Ma ti sembra possibile una roba del genere? Io metterei piuttosto qua i pompieri, va bene? Perché qua. Anzi, sapete che faccio? Guarda, gli fico qua in questo buco. I pompieri. Perché qua. Ma cosa succede? Perché ogni tanto mi sparisce la chat. Non capisco se è normale, se sono io che sto perdendo colpi. È probabile tutto, guardate, cioè è probabile veramente tutto. Silma! Ciao! Ciao, carissima! Ciao! Vediamo se. Ovviamente crea problemi ai pompieri fare queste cose, la strada, un mezzo metro di strada è un problema. I pompieri arrivano dappertutto, sì. Detta così, guarda, una costruzione di questi sfigati di pompieri e di nuovo. Mettiamoli qua. Che vuoi che ti dica? Mettiamoli là. Va bene? Questi. Non c'hanno zucchero perché io mi ero proposto di fare un'altra piantagione di zucchero, in modo da averne due. E credo che questo sia un buon punto. Così, un'altra stradina cosa? Eccola là! Un altro po' di zucchero. Il problema è che andiamo un po' avanti il tempo, ragazzi. Edificio distrutto, taverna, finalmente! Finalmente l'incendio ha distrutto completamente. Ricostruiamo per 1200. In un comunicato ufficiale, il palazzo ha Ok. dichiarato che stiamo nettamente vincendo la Sì, guerra. lo Continuate ad sappiamo. ascoltarci per sapere con chi siamo alleati ora. Ok, stiamo vincendo la guerra. È importante. Ma è importante fare come ho fatto io all'inizio di questa partita. È assolutamente importante costruire un secondo porto. Non lo sapevo. Guarda, io perdo boccioli, perdo. Perché le cartucce ormai le ho sparate. Adatta, refit into different kind of port. Porto di piattaforma di attracco, porto turistico. Vabbè, scusa, questo. Apri schermata d'affari, disponibile. Iniziamo. La cimice si sta spostando, ragazzi. Si sta spostando. I contrabbandieri, ci stanno contrabbandieri a queste parti? Restate aggiornati per sapere, sì, esatto. Praticamente siamo qui lì. Asse, prezzo standard, no. Ferro, ciao bello. Cibo in scatola, è già qua, però è sempre con l'asse. Non ci piace. Esportiamo barche, ma che roba è? Che roba è? Esportiamo carne agli alleati, va. Vediamo le relazioni addirittura. Ui, ai, ai, siamo messi meglio con gli alleati che con i cosi, con l'asse che in realtà ci sta facendo fare missioni importanti e devo assolutamente. È probabile, però poverina mi sembra un po' rincoglionita sta cimice. Devo fare assolutamente un altro edificio per l'edilizia, perché l'edilizia è proprio il succo della vita. Questa sembra proprio una pubblicità venuta male. Però vediamo se riesco a metterli qua vicino. Ah, c'è l'ingresso da quella parte. Va bene. Eccola, ufficio per l'edilizia. Qua mi posso risparmiare questi 1000 dollari così ci diamo una mossa a costruirla. Molto bene. E forse qualcuno si dà una mossa e costruisce. Molto bene. Trovo fatto veramente male. Tutti hanno degli amici, giusto, Pres? Sì. Ed è. Produco pesce per i miei amici. Io di solito produco pesce per gli amici. Stavo dicendo,
Vediamo se sono tornati sti tizi. Ok, sono andati, hanno fatto la caccia al tesoro. Facciamo un'altra caccia al tesoro. Andiamo a prendere cosa ci serve. Non so nemmeno io cosa serve. Banane, pelli e ferro. Vabbè, portiamo banane, pelli e ferro poi. Intanto sono già 210 personcine, barche che vengono e vanno. Sì, e quello è un problema, però non mi ricordo cosa stavo dicendo, perché probabilmente, guarda, sto invecchiando evidentemente. Sto invecchiando. A questa parte facciamo una stradina che va sul re. Cosa cazzo? Perché c'è una casa qua dietro? Vediamo qualcosa che va sul retro, volevo dire, ma... Così. Ecco qua, un bel quartiere. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Un ranch? Va bene, vediamo un attimo l'inquinamento di sta zona. Inquinamento, abbastanza schifo. L'elettricità, sembra che ce l'hanno tutti qua. Dall'altra parte non c'è nessuno. Bellezza. No, schifo! Visto che la bellezza fa schifo, andiamo a prendere un parco. Sarà cambiato qualcosa sulla bellezza? Dai, c'è una chiazza lì. Anche qua metterei qualcosa di la bellezza. Vediamo se riusciamo a... Parco XXL, sembra un porno. Però, guarda qua. Parco XXL. Già che ci siamo, gli metterei una casetta, una villa di campagna qua in mezzo. Ci sta. Eccola là, molto bene. La bellezza non fa schifo, sì, è un controsenso. La minaccia della ribellione si è ridotta a basso. Il cibo ci ha preso il volo. Attenzione, i russi mi stanno spiando. E niente, ancora non abbiamo zucchero. Ah, fatalità. Vabbè, costruisci sta cosa per favore entro Natale. Quello che... Ecco che qualcuno ha deciso di cambiare posto di lavoro. Ha deciso di cambiare fattoria, va bene. Va benissimo così. Vediamo un attimo, allora. Diamo un po' di tempo. Fate conto che io nella mia partita avevo fatto praticamente 4-5 esportazioni. Ha annunciato il nuovo programma Spioni per Saldi. Denunciate un episodio sospetto e avrete la possibilità di vincere fantastici premi in denaro. Scusa, devo uscire la roba. Qua ci sono due posti che devi abitare. Minaccia ribellione medio. Di nuovo, la gente mi odia. Ho iniziato quasi un'oretta fa, alle poco dopo le 20, a dire la verità, e andrò avanti almeno fino alle 22. Non è... Guarda, stranissimo che il feed di YouTube non sia arrivata. Cioè, veramente. Cosa? Chi? La cimice sta guardando la live. Ma la live la sta guardando proprio dal vivo. Minaccia ribellione. Ribelli scoperti. Guarda quanta gente che c'è. Fabbrica tessile, al porto, la gente lavora. Mi fai passare, per favore? No, non ti faccio passare, oh. Stava dentro la taverna. Guarda qua. Non c'è nessuno che lavora nelle taverne. Zio Pino, adesso mi hanno fatto arrabbiare. Sapete cosa faccio io per quando mi fanno arrabbiare? Aumento i soldi, eh? Anche perché, voglio dire, mi fa anche guadagnare qualcosa, così la gente viene a lavorare. Contro il click sinistro e bam! Tutti vogliono andare a lavorare in taverna adesso. Occupazione, molto bene, un capanno lì. Nessuno gli frega un cazzo di lavorare. Oh, santo cielo. È scoppiata una protesta, tanto per cambiare. Non si sa più per quale. Questa volta stanno protestando davanti alla mia residenza, questi bastardi. Ufficio per i trasporti. Sì, mi sa che ce n'è bisogno, però io glielo farei qua. Ufficio dei trasporti, invece di farne un altro, faccio un secondo turno che aggiunge altri lavoratori. Faccio subito il petrolio, vale un sacco. I pini sono zii e le querce zio Pino. Produci pesce. Il gioco mi dà troppe missioni, capito? E allora uno come me dice: "Morca vacca, non capisco più niente dopo un po'". Cioè, nel senso, veramente non capisco più niente dopo un po'. Però questo non è che si può dire in live. Allora, petrolio io potrei anche produrlo. Il problema è dove, capito? Cioè, nel senso, pozzo di petrolio, me ne ce n'è uno qua, oppure qua in Culogna. Allora, visto che in realtà mi è stato consigliato caldamente, e io sono riconoscente per questi consigli caldi,
Stavo cercando un posto molto lontano dal vulcano, a dire la verità. Che è perché qua me l'ha preso in pieno l'altra volta. Chissà se qua me lo prende ancora in pieno. Porto. I Ancora. Va cittadini chiedono le elezioni, presidente. bene. Sembra che vogliano decidere come essere governati. Egoisti. C'abbiamo voglia di parlare? C'abbiamo voglia di parlare con i tizi? No. Non c'ho voglia di parlare con loro. Sono plebei. Non ci interessa parlare con i plebei. Facciamo il pozzo di petrolio, per favore. Ecco, ne facciamo uno qua. Ne facciamo uno qua giù. E io mi sto affidando nella costruzione di questa mappa dei vostri consigli, perché non avesse visto dall'inizio la live. E mi dispiace per chi invece se la guarderà dopo. mi sono fatto tipo ormai. Cioè, mi sono fatto praticamente. Cos'è? Terreno irregolare. Sul serio, non riesci a costruire. Madonna santa. Ho fallito praticamente la missione. Cioè, non è che ho fallito. Ho deciso di smettere di provarci a riprendere quella missione. Motivo per cui ho deciso di lasciare, insomma, fare solo la live per continuare a parlare di Tropico. O quantomeno a ricominciare. Perché così ci sono un po' di consigli e cose varie. Per il fatto che. Corsa per la presidenza. Presidenza contro Angel Sanchez. Ma io ho Gli il 14% che mi aerocloni hanno rivoluzionato odiano. l'arte della Il guerra, ma 13% che sono così. Tropico ancora E non ha una 73 flotta aerea. positivi. In un comunicato ufficiale il palazzo ha dichiarato: Comunque, stavo imparate a dicendo, pilotarne uno e poi sono stato acquisteremo. sommerso dai debiti. Debiti dappertutto. E allora, lì è stato un po' game over per Mike. Sembra che c'è poco zucchero ancora. Però, se noi andiamo a vedere al Malacco, vediamo che i cittadini disoccupati sono 3. Ho 37 posti vacanti. Che vuol dire che ho bisogno di gente, per favore, apri schermata raid, smettila con le banane, queste cose qua, salva molti. Schermata raid, salva molti. E basta, salva molti ancora. Ogni tanto non capisco se sono io il problema o che, però mi si chiude sta maledettissima, benedettissima chat. Cioè, la chat che uso per leggere i vostri Presidente, commenti. sai che io non origlio mai, ma devo assolutamente dirti quello che ho sentito. Ok, sembrerebbe che in questo scenario c'è un pinguino, c'è un sabotatore pinguino, ok? Che per qualche motivo, sai, ci si mette anche lui a rompere le balle. Ecco, boh, una miniera è andata a picco. Grazie, pinguino. Ti voglio bene. Ti voglio tanto bene. Allora, andiamo di nuovo all'inizio. Dove cavolo sono le miniere? Miniera, oro. Sì, non so se è un aggiornamento o che, però un po' dà fastidio perché perdo il contatto con voi. Quindi, così. Non c'ho neanche niente da bere, maledizione, non c'ho niente da bere. Visto che tanto stavo messo bene, scusate un secondo, ma devo. Guardate, Madonna, guardate. Vi farò vedere. Estrarre oro da un vulcano attivo, Torre di sotto guardia, va supervisione. bene, l'abbiamo già deciso. Comunque. Sull'app nel frattempo ho venduto un po' di giocatori. L'app di FIFA 19, sapete, cioè, come ho già spiegato, non è il gioco in sé quanto il trading che mi. Capito? Molto bene. A questo punto mi viene anche da pensare che questo, il porto per i trasporti a cui io ho dato un budget, non abbia neanche tanto senso di esistere, visto che tutti, ecco, infatti, salgono di là. Quindi questo potrei anche. Beh, vabbè che mi costa 4 dollari. Però, insomma. Dà un po' fastidio. Un dormitorio qua ce l'abbiamo. Ci sono delle baracche qua davanti. Quindi facciamo un altro. Dov'è? Un altro dormitorio. La stradina corta. Tanto il gioco non sa fa. Oh, ecco, guarda. È riuscito a farla. Stranamente. Taverna pieno così di gente. 12.000. Me la sto cavando abbastanza bene. Non ho ancora una chiesa. Quindi vediamo. Ribellione, ok, asse, non sono contenti di me. Lodiamogli un po'. Molto bene. Bevi la benzina della tua macchina. Ok. Ok. Mercantili a bomba. Sto facendo soldi. E che va molto bene. Posti vacanti, ne avevamo un bel po'. 262 persone. Adesso qua sembra che c'è tutta la gente necessaria. Fermata ride. Quando è che tornano questi signori con la mia gente? 14 mesi, porca la vaccaccia.
Non sono molto d'accordo con questa cosa messa lì in mezzo, ok? Però a quanto pare me l'ha messa lì. E io qua c'ho le pelli, ok? C'ho le pelli qua, ma... cotone e lana. Allora, questo ok, ma se io... fabbrica tessile, cotone e lana. Se io ho peli e carne, scusami, che industria posso usare? La domanda. Industria. Distiere di rum. Peli per produrre cuoio. E inquina, ovviamente. E... ce la facciamo una conceria? Una sconceria, la facciamo? Inquina, quindi la mettiamo qua in fondo. La conceria usa le peli di questi signori per produrre in teoria cuoio. E il cuoio poi lo facciamo diventare soldi e mandiamo avanti il tempo. Produco pesce. Atropico sono state introdotte le... ah, un altro modo. I tempi di volo attuali sono inferiori al secondo. I nostri scienziati sono al lavoro per aumentarne la durata. Certo, mi son perso Paolo che mi ha detto di caricare la live. La caricherò probabilmente, anzi sicuramente nei prossimi giorni. E mi viene difficile a dir poco se non... dai ragazzi, ci ha fatto a costruire sto porto? Mi viene difficile se non impossibile, stavo dicendovi. Torre di guardia devo fare, va, anche quelle, va bene. Facciamo torre di guardia, dov'è? Torre di guardia. Mi viene difficile se non impossibile, non mi ricordo cosa, perché ho il cervello talmente veloce nel ragionare che è più veloce di me, capito? Torre di guardia, può scoprire i ruoli nascosti dei passanti. Riduce la libertà locale. Vabbè, ah ecco, mi sono ricordato adesso, mamma mia che cervello che c'ho, mamma mia. Bravo Mike, bravo. Mettiamo una torre di guardia lì. Volevo dire, a Lofra è rivolto questo messaggio. E il broker, tra le altre cose, quando io posso convertire i soldi del conto svizzero... Sono venuto non appena ho saputo della disponibilità della cosa, presidente. Che ne pensi? Che non mi fai parlare. Con i soldi del conto svizzero io posso o aggiornare le offerte che mi dà lui, oppure prendere ad esempio nuove. Ad esempio io posso sbloccare il palazzo con 62 dollari del conto svizzero, quando in realtà mi costerebbe 500 dollari. Ma questo è semplicemente un esempio, capito? Tante altre cose magari sono vengono... Sono sicuro che i cittadini buoni di Tropico voteranno per te, presidente. Io stesso ti darò il mio voto molte, molte volte. Va bene, va stesso. Lascia che votino liberamente. Intanto, per favore, andate a trovare sta gente. Salva un po' di gente, portamela qua. Mais, oro. Anzi, neanche oro. Chi se ne frega dell'oro? Trovami il petrolio. Dov'è il petrolio? Questo, carne o cotone e petrolio, molto bene. Quindi io posso sbloccare i progetti anche usando il broker, ok? A prezzi stracciati, barra scontati. Sto facendo soldi, non è male come cosa, a differenza di quello che stavo facendo nella live. Sto facendo soldi. Cittadini senza tetto 52, porca la vaccaccia, di cui 38 sono poveri. Sarebbe bello capire dove mettere le case, cioè vederli. Cioè se mi costruiscono sta cosa magari la faccio anche, guarda. Costruzione rapida per 600 dollari, dai. Siamo buoni. C'hai un bel parco qua. Che tra l'altro non sono neanche minimamente... cioè, adesso non voglio essere cattivo, ma le città di City Skylines, nei parchi, c'hanno quantomeno le personcine che girano, che vedi, che... ok. Qua, seppur tu riesca a vedere un attimo come stanno le persone, ok, le vedi per strada, cosa fanno, cosa pensano... tipo, dove sei? Tu? Sì? Sì, ok. Non è facile dover prendere tutte le decisioni. Ottima idea. Potete vedere che sono un po' ripetitive tra le altre cose. Vittoria schiacciante alle elezioni, presidente. Era scontato, scusami. Non era un problema. Va. Allora, vanno nelle baracche perché... le case non sono dove piace a loro. Ad esempio questi, che sono la bellezza di 5 persone, e qua ce ne sono altre 2, non vanno nelle cose perché magari sono troppo distanti rispetto a... o meglio, loro reputano che siano troppo distanti rispetto a quello che vorrebbero. Ad esempio, però io qua posso continuare sta cosa
e farci ad esempio un altro dormitorio, bene o male. Questo è un dormitorio? No, è una piantagione. Un dormitorio qua giù, in modo da avere ancora più posticcioli in giro. Ad esempio io ho costruito questo per evitare di avere le case qua giù sull'isola. Mi sembra che abbia funzionato in parte, perché c'ho ancora sti barboni che vogliono abitare qua sull'isola del vulcano. E poi mi dice che la gente muore. Cioè, chi se ne frega se muoiono, lì sono degli idioti. Andiamo avanti il tempo. La conceria la stiamo costruendo. Ho puntato tanto a questa missione, in questa partita, sullo sviluppo industriale. Quindi partendo dalle basi. Esatto, esatto. Panzer, vorrei capire, ma c'è cosa? Il cervello di Bolt. A posto siamo. Sì, mi manca la... È che la mia RAM ormai è DDR3, capito? È un po' antica. E per rispondere a un altro commento di Lofra, al quale non mi ricordo se avevo, ma era un commento che mi ha lasciato sul video. Se vedi, sui mercantili mi sono arrivati più 1, più 1, più 2. È semplicemente un numero abbastanza casuale, perché io comunque ho dei posti vacanti, che tra l'altro sono diventati soltanto 2, ma adesso diventeranno di più perché c'è la conceria. Presidente, c'è un problema. Un sabotatore. Esportiamo ancora più oro, vai tranquillo. I tedeschi vogliono ancora più oro, ragazzi. Adesso tra poco iniziano le esplosioni, le eruttazioni. Qualora non l'avessi notato, presidente. Come stavo dicendo? Si inizia con il divertimento. E a proposito di divertimento, facciamo la caserma dei pompieri. E la farei in una posizione abbastanza centrale, se però per voi non è un problema. Tipo strada qua, così. Ovviamente lui per qualche motivo non riesce a collegarsi a metà, deve andare sempre agli incroci. Ok, Gludi non si sa esattamente cosa stia dicendo. Buone notizie, Tropico. Tanto per cambiare, ho preso fuoco quella cosa lì. Nei giorni a venire, grazie alle eruzioni vulcaniche che vi terranno al calduccio. Ecco, che sollievo. Che sollievo. Vicino al grande palazzo del grande capo ci facciamo un'altra caserma dei pompieri. Il fumo del vulcano ostacola la visuale, presidente. Questo edificio ti ho già anticipato, zio. Addirittura c'ho 3 edifici che bruciano. Molto bene. Eccole qua le vostre capanne, stupide capanne. Stanno bruciando. Branati. Macerie. Ma pensa un po'. Edificio distrutto. Porto. Grazie. Quale però? Edificio rotto, Gerito. Non ce l'ho distrutto. Edificio distrutto, capanno. Che gioia. Ah, che bello. Ma oh, lo fa apposta a prendere sto porto. Edificio distrutto, miniera. Grazie, gioco. Ok, si sono fermate. Mi hanno solo Abbiamo fatto battuto tipo il fumo, presidente. Mi hanno fatto solo 20.000 di danni. Però si sono fermati. Anche perché se mi distruggono queste cose qua, non ho soldi per la riparazione. Sono nella cacca. Il palazzo non ha ancora comunicato come il presidente abbia bloccato le eruzioni vulcaniche, ma la scazzottata comunque contro il grande mostro di lava è caldamente favorita. Ovviamente ricostruiamo tutto di nuovo, tranqui, tanto paga Mike. Sì, Lofra, hai ragione sul fatto che sarebbe più facile sviluppare la città in maniera... Cosa sta facendo sto tizio? Ok, probabilmente si è buggato, tanto per cambiare. Però è una beta, ragazzi, c'è anche in basso a destra. Comunque, stavo dicendovi... Ci abbiamo lo zucchero, zio. Se no te lo faccio ancora a piantagione di zucchero. Zucchero, zucchero, ananas, ananas. Pesce e ananas. Cibo in scatola. Permetto anche il consumo locale, perché c'è comunque troppo cibo in scatola. Ufficio dei trasporti è quasi a pieno carico. L'edilizia sta andando bene. Sto facendo abbastanza bene progressi. Vediamo per favore. La soddisfazione generale è di 38, la religione a 24, ragazzi, a 24. La chiesa purtroppo mi tocca sbloccarla, mi sa. Chiesa, e visto che mi sa che c'ho più gente di qua che dall'altra parte, già farò a mettere una chiesa qua da qualche parte. Allora, per finire il discorso che stavo cercando di fare, e non riesco mai a finire un discorso, mi stavo riferendo al discorso di Lofra riguardo alla situazione abitativa. La situazione abitativa, Dio santissimo, sono già al 68%. Riguardo al fatto che
non è male come idea, nel senso che se io qua vedo che ci stanno questi tizi, ok? Vado a vedere, allora, benessere povero, quindi schiaccio di nuovo, vedo, benessere povero, istruzione nessuna, tranqui, quindi vado sulla costruzione, residenziale, devono essere almeno poveri, questi devono essere almeno benestanti, quindi in base alla tipologia di persone che mi ritrovo, io decido cosa costruirli. Detto questo, posso anche andare adesso, sempre qua vicino, invece le loro stupide casette, io gli metto giù un dormitorio. So che in quella zona lì c'è bisogno di case per le persone povere e so che ci sarà qualcuno già che andrà a abitarle, capito? Potrebbe esserci qualcuno che ci si aggiunge dopo, potrebbe esserci che magari non se ne aggiunge nessuno, anche perché loro sono sfigati e stanno comunque in una zona di da schifo. Demolisco sta cosa qua, nella speranza che qualcuno vada in una delle case che io mi ritrovo già. Ricordiamoci che comunque ci sono anche condomini che hanno comunque persone benestanti. Minaccia ribellione medio, tanto per cambiare. Abbiamo potenziato il livello. Vediamo un attimo come si è messo il livello di disoccupazione. 45 disoccupati e posti vacanti 0. Questo non ci piace. Finché la gente è disoccupata aumenta il rischio di ribellione. Allora, fatemi aggiornarmi per favore. Tutto in Giappone nero, paga Mike. Questa me la sono persa, però evidentemente. Ah, il lavoro, appunto, il discorso dei lavoratori è che a volte vanno a lavorare, poi tornano a lavorare, poi lavorano un po' a cazzo e tu sei qua a mandare avanti il tempo. E non si capisce più di tanto. Mi serve un ufficio per i trasporti, o forse no. Mercantile, il room, come ce la stiamo cavando con il room? Zucchero. Ce l'abbiamo ma non abbastanza, allora io per sopperire all'eccesso di persone che mi ritrovo ci farei un'altra piantagione di zucchero, ok? Che per non saper leggere e scrivere la metterei sempre qua. Tra l'altro c'erano delle baracche lì in mezzo ai campi e visto che ci sono delle baracche qua vuol dire che c'è bisogno di gente che possa vivere qua da qualche parte. Allora un dormitorio, ma non sacrifico mica i campi per sti scemi, cioè un dormitorio ce lo metterei. Anche se vediamo un attimo, fatemi vedere per favore, la villa di campagna. La villa di campagna, va, un paio di villette di campagna qua, senza sacrificare più di tanto. Non posso permettermi il dormitorio, ma ho dei militari. What? Scoppiata una protesta, tanto per cambiare. Religione al 22%, la chiesa non me la costruiscono più, facciamo la costruzione rapida, va, che sennò qua impazziscono. Eccola là, lavoratori ce l'abbiamo a bomba. Sapevo che avresti fatto la cosa giusta, prima o poi, e al giusto prezzo. Beh, al giusto prezzo si fa tutto, suor Francesca, tranquilla. Bisogno religioso, visto che, se vi ricordate, il supporto dei religiosi faceva schifo, io premo un più 5 al supporto dei religiosi, ok? E adesso sono volato a 85. Vediamo, supporto di religione 23, schifo ancora. Una cappella e una chiesa. Ce n'è un po' di gente, ce n'è, va bene. Do spazio per le gambe, posti condivisi. Qualità del servizio cala di 15. Qual è la qualità del servizio? Qualità delle... va bene, chi se ne frega, fa stesso. Sì, il reato dell'assenteismo funziona tantissimo in Italia. E non è neanche un reato, comunque. Permetti all'umile penultimo di insegnarti qualcosa. Ma guarda, penultimo vuole insegnarmi a ridurre la disoccupazione. Grazie. Ce la facciamo a ricostruire sta cosa, per favore? Oppure questa cosa? Oppure, cioè, nel senso, ce la facciamo a costruire qualcosa? Ufficio per l'edilizia. Chiumani, aggiunge due lavoratori. Speriamo, perché qua sembra che stiamo facendo abbastanza schifo. Nonostante, vediamo come siamo messi. Disoccupati 39, posti vacanti. Se magari questi geni del male mi costruiscono sto coso... Alta priorità, vediamo se con l'alta priorità si dà una mossa. Allora, politica, chiedi aiuto economico. Oddio, l'asse a 40 non ci piace tanto adesso come fazione. Valerio, bentornato, te l'ho detto che saresti tornato. Bravo, bravo, mi piace quando torni così. Cosa c'è? Cosa c'è? Sì, ma Panzer non è che puoi usare... Non è che puoi andare da un estremo all'altro. Se uno non fa niente devi fucilarlo. Cioè nel senso... Ci vuole un po' di... Datevi una mossa, zio Pino, sennò vi fucilo tutti. Vedi? Così si fa.
Un po' di diplomazia. Lo sapevi che un terzo dei discepoli erano pescatori, presidente? Vale a dire 4 volte tanto rispetto ai terroristi antiromani. Terroristi antiromani. Cioè, la gente di Roma era fregata perché qua... Va bene, accettiamo, anche perché ci dà una piantagione gratis. Ottimo lavoro, presidente, ti ringrazio. Ecco cosa penso della guerra. Ci va bene, non c'è frega niente quello che pensi della guerra. Ho ricevuto il blueprint, ossia il progetto, perché parliamo italiano, della prigione. Cioè, robe allegre, robe allegre. Nel frattempo qua c'è un esercito di capanni. Questa è gente che comunque è al verde ed è disoccupata. Peli ce l'abbiamo, cuoio ce l'abbiamo. Petrolio stiamo estraendo. Postazione per il fracking. Inquinamento del 50% lo aumenta. Non vogliamo inquinare così tanto, dai. Non vogliamo inquinare così tantissimamente tanto. L'asse sta abbastanza... Inquinamento locale 7. C'è un inquinamento, stai dicendo? Vediamo un po'. Vabbè, dai, per sta roba c'è la conceria che inquina un po'. Cosa posso fare per ridurre l'inquinamento, ragazzi? Intanto... I visitatori devono essere almeno benestanti. Trovo che su Tropico debbano... Ciao Panzer, ciao. Debbano introdurre un paio di cose. Debbano introdurre, uno, una possibilità di vedere un deposito complessivo per capire essenzialmente come stiamo messi. Cioè io che risorse mi ritrovo, che risorse mi mancano. Questa cosa qua penso che sia abbastanza essenziale e necessaria. E così come penso che questa strada faccia schifo, quindi adesso la demolisco. Grazie. Così perché l'ho demolita? Perché adesso vado qua, faccio un altro condominio esattamente in questa postazione qua. Anzi, demolisco anche questa. E ci faccio un parco 2x1. Santo cielo. E come si gira sta cosa? Così si gira. Ci mettiamo, guarda, uno. E un parco M, un altro parco, eccolo qua. Molto bene. Facciamo dei parchetti, rendiamo le cose più belle. Quindi un altro condominio da questa parte. E quindi completiamo con la strada che fa il giro così attraverso le baracche di questi tizi. E ovviamente, cioè, non si guarda la strada che non si può neanche collegare. È decisamente un problema. Cioè, nel senso, ma veramente, ma che cazzo? Gioco, ma che cazzo? Adesso sì. Molto bene. Metto il giardino botanico per diminuire l'inquinamento. Ciao Kevin, benvenuto. Allora, il giardino botanico ha la particolarità, se io non ricordo male, e non ricordo mai male, un quotidiano aumenta la libertà, la biblioteca, lo sviluppo degli strumenti del regime, ma non me ne frega niente, cioè nel senso del... Però, tutto sommato, la biblioteca va anche bene. Questi tizi perché... Un altro dormitorio qua. Facciamo un altro dormitorio, per favore. Costruzione rapida, già che ci siamo. La gente va ad abitare. Vediamo se la gente va ad abitarci o meno. Eccoli là. No, questa è gente che non ha manco un lavoro, quindi tranqui. Ce l'hanno fatta a costruire sto porto? Ci stanno lavorando in questo momento. Molto bene. Sì, decisamente. Peru, benvenuto, bello. Mostra. Mostra, stupido. Cosa così. Eccolo. Molto bene. Così. Benvenuto. Vediamo se riusciamo a costruire questi pozzi petroliferi per iniziare a fare un po' di big money. Che poi sto già facendo dei soldi abbastanza bene. Qua. Cosa succede? Zucchero ancora non ce l'abbiamo. Piantagione di zucchero ancora non ce l'abbiamo. Se magari facciamo una costruzione, quei disoccupati diminuiscono. Ho depredato 3400 di cotone, 1000 di carne e 300 di petrolio. Ci piace come cosa. Andiamo un'altra caccia al tesoro e prendiamo altro carne e petrolio. In un comunicato ufficiale il palazzo ha dichiarato tanto che stiamo nettamente vincendo la guerra. Il genio di YouTube. Il genio di YouTube è con noi. Benvenuto genio di YouTube. Revenger. Ciao, benvenuto anche a te. Sì, allora. Presidente, hai l'aria annoiata. Non hai un servetto a cui lanciare oggetti appuntiti? Buono, Wolfgang, non muoversi! Wolfgang, dove cavolo vai? Non muoverti! Allora, costruisci una caserma vicino all'ambasciata dell'asse.
La caserma? Cos'è la caserma? Come si mangia? Vediamo. Raid forze armate. Caserma. Squadra di fanteria e combattere i conflitti militari. Ce la facciamo? La facciamo. Vicino all'ambasciata la vuole. Non la vuole né più lontano né più vicino. Vicino la vuole. Guarda, guarda sti barboni che dormono. Ma porca la vaccaccia. Ma non si può mettere lì la gente a dormire. No, allora ragazzi, qua non ci siamo. Tanto più umani, aggiungiamo altri lavoratori, perché qua c'è bisogno di gente. Mi pare bello? È bello. Bisogna abituarci, sì, ma è bello. Il torre di guardia sull'isola di Kraken le vuole, sì, perché mi sono sbagliato e l'ho costruita dove non c'entrava proprio un tubo. Allora, la torre di guardia la mettiamo una qua. La mettiamo una da qualche parte qui. E speriamo che non ce le prenda per qualche motivo, in qualche maniera. Anche se sarà abbastanza impossibile. Ho bisogno, stavo dicendo, del coso dei costruttori. Cioè basta, basta, ma ho rotto le balle. E ufficio per l'edilizia, deciderò che lo faccio di nuovo sull'isola qua in mezzo. Credo che ci sia bisogno, come sempre, di più intrattenimento. Il giardino botanico, stavano dicendo. Non so. Allora, non sono necessari. Riduce l'inquinamento nell'area circostante. Sì. Però tu quando lo costruisci, c'è scritto che in base all'inquinamento che c'è, aumenta o diminuisce la sua efficacia. Quindi qua dovrebbe anche andare bene, tutto sommato. Giardino botanico. Eccola! E di nuovo ci troviamo a costruire 40.000 robe e... Ecco, completato. Ancora una volta è stata dimostrata la lungimiranza della grande visione politica del presidente. Grazie, grazie. Lo so che sono bravo, lo so. Scusate un secondo, ma qua... Allora, niente? No. Tra 39 minuti mi scadono altre offerte. Incredibile. Comunque. Sto maneggiando con l'app. Con l'app di FIFA 19. Sto vendendo, comprando. Molto bene. Andiamo avanti. Esportiamo oro. Un molo dei pescatori. Il molo dei pescatori è importante. Perché hanno a protestare? Guarda che bello, sto con la barca sull'asciutto. Allora, questi ce l'hanno al verde. Al verde. Mi ritrovo che adesso ho troppe persone a differenza di prima. Disponibile, va bene. Cosa posso esportare? Carne agli alleati. Banane. Vogliono banane quelli dell'asse. E già lì uno dovrebbe preoccuparsi. 18.700 peli. Va bene. Tabacco? No. E vabbè, ma l'asse mi paga zero praticamente, ok? Mi paga zero in più. E allora direi che si possono anche attaccare al ciuppolo. Mentre io esporto pelli. Molto bene. Esportiamo tutto l'esportabile. Chi sto comprando, Ho visto che Arnautovic ha questo nome qua. Cioè, praticamente tu vai sulla... Incontro solo giocatori che giocano praticamente con squadre inglesi. Cibo in scatola, 5.120. Mi sa che qua l'ufficio dei trasporti sta funzionando abbastanza maluccio. E non so neanche se io gli pago di più, vanno di più. Quindi mi sa che per evitare disguidi e casini vari... Faccio direttamente un altro ufficio per i trasporti. È scoppiata una protesta, ma non mi dire. Vediamo di cosa si lamentano ancora. I capitalisti sono i più bassi. Poi ci stanno i religiosi, i militaristi, i comunisti sono sempre quelli felici. Va bene, ci sta. Modificatori edifici, supporto. Modificatori vari, relazioni storiche, leader, fazione. Ci sta abbastanza opposizione, 12%. Non va bene. Spese 49.000, ricavo 36.000. Neanche questo va bene. Famiglie senza tetto, 60. Qualche problemino c'hai, Mike? Allora, è normale che ci sia gente senza un posto dove dormire, perché quella gente lì non produce soldi, capito? Allo stesso modo, se io riuscissi a sviluppare ulteriormente, ad esempio, adesso che ho sbloccato il progetto, metterci la caserma tipo qua dietro, me l'ha chiesta vicina, quindi la faccio molto vicina, ma tipo vicina
facciamo così. Non si possono, vedi che roba interessante, vengono tipo le strade, tipo la ferrovia su Transport Fever era praticamente uguale, identica. Vabbè, lasciamo perdere. Ce l'abbiamo fatta, signori? Ancora no. È un'ora e mezza che sto cercando. Scusami, Lofra, ti rispondo subito. È un'ora e mezza che sto cercando di costruire sto porto maledetto e non ce la si fa. Sì? Posso aiutarti? No, testa di rapa, non puoi aiutarmi. Vai a lavorare. Guarda, non capisco poi questa cosa. Vabbè che è una beta, ok? Posto ufficio dell'edilizia, dove si trova? Dentro l'ufficio dell'edilizia. Però dovrebbe lavorare invece a quel coso lì. Più o meno come in Italia, no? Dovresti fare una roba e invece stai a cazzeggiare. Non si sa perché. Rotta commerciale completata. Bene. Bene. Quale rotta commerciale? Allora, stavo dicendo, io non sto facendo la squadra del Premier, sto andando avanti col Bundesliga, però ci sono tantissimi che fanno la squadra col Premier, la Premier League, stiamo parlando di FIFA 19 per chi non avesse capito, e di conseguenza fare trading con i giocatori delle squadre inglesi risulta più semplice, ovviamente. Allora, visto che ho un sacco di zucchero lì imbucato, direi che ho un sacco di zucchero imbucato, è così che... Ah no, cosa sono? Cotone e lana. Posso esportare cotone e lana? Nessuno. Cotone, eccolo qua. Vabbè, ma io lo vendo, non mi dà niente in più, ma vaffanculo, asse. Vediamo se riusciamo a costruire questa cosa. Un ufficio per l'edilizia lo stiamo facendo. Facciamolo magari prima. Ok? Eccolo. Già troviamo i lavoratori. Molto bene. Io venderei il petrolio, Paolo. Venderei alla grande. Il punto è che mi sono fatto dei pozzi di petrolio tipo qua e laggiù, però ho bisogno di questo porto, che è praticamente, penso, più di un anno che è qua in attesa di essere costruito. E già che ci sono, avrò bisogno di un ufficio per i trasporti qua da qualche parte. Anche perché ho iniziato praticamente lo sviluppo sulla terza isola in maniera abbastanza anticipatoria. E sì, mi sto ritrovando secondo me con una grossa carenza di mancanza. Guarda, l'ufficio per i trasporti è ancora qua che aspetta di essere costruito. Questi sono in 8, ma non... Proviamo a aumentargli il budget, vediamo se magari si dà una mossa. La qualità del lavoro è 50. Cosa vuol dire esattamente? Sì, manca il porto, di conseguenza loro non costruiscono niente nell'entroterra, come ad esempio l'ufficio dei trasporti che ho messo qua. Non si dà una mossa a costruirlo, e perché non c'è il porto. Di conseguenza non possono arrivarci con le loro stupidissime barchette. Sentami scusi, un cazzo. Eccoli qua, i miei lavoratori sfigati che vanno in giro con le barchette. Scoppiata un'altra protesta, tanto per cambiare. Non voglio allarmarti, ma devi... Sì, va bene, ufficio dei trasporti. Così rendo contento quel tizio. Caserma vicino all'ambasciata, così contenta l'asse. Produci pesce. Sto facendo il giardino botanico, vediamo se la gente poi sarà più contenta. Ufficio per l'edilizia, un altro ce l'abbiamo. Ok, adesso forse si dà una mossa. Ho preferito farlo sull'isola centrale, perché pensavo che da lì insomma era più facile per loro spostarsi in giro. Ma non è detto che sia così. Questo ovviamente adesso, cotone e lana, stoffa devo esportare. Allora, compriamo una licenza commerciale e non è qua, non è neanche qua. Voglio stoffa, ma non voglio importarla, voglio esportarla. Nuove offerte tra 5 mesi. Lollo, carissimo, benvenuto, sì, ho cambiato il nome. Ieri ho menzionato l'arte della guerra, ma Tropico ancora non ha una flotta aerea. In un comunicato ufficiale il palazzo ha dichiarato: imparate a pilotarne uno e poi li acquisteremo. L'incarico è completato? Vuoi sapere quanto ti spetta? Un cervello che si fa domande è da rispettare, Presidente. Esatto, ragazzi, un cervello che si fa domande è da rispettare. Siate curiosi. E come stavo dicendo, benvenuto Lollo, benvenuto. Ho letto il tuo commento, ho anche fatto la modifica. Avevo cambiato già il nome, voglio i soldi in nero di questo tizio.
e vi spiego subito il perché. Intanto loadiamo l'asse così aumentano le relazioni. E, perché, come ti ho scritto nel commento, Lollo, sul poraccio hai ragione, nel senso che io l'avevo pensato alla romana, però dopo è venuto fuori un poraccio come un porro. Presidente, invitasse in ambasciata. Strana per qualcuno che ha appena deluso la figura più temuta dell'asse. Una missione facoltativa. Ottieni soldati 18 su 30. Cos'è successo? Ho annullato la missione. Chissà cosa succede se sono fatto arrabbiare. Vediamo un attimo intanto. Supporto ai religiosi. Va bene, si sa. Il divertimento fa schifo, tanto per cambiare. Andiamo a vedere, per favore. Dov'è? Divertimento, elettricità, libertà. Copertura, divertimento. Mediocre. E qua ci sono code infinite. Qua ci sono code infinite. Quindi non c'è tipo, invece della taverna, una roba più potente. Fornisce divertimento ai cittadini e a turisti in visita. Per preferito ai turisti culturali, i visitatori devono essere almeno benestanti. Ho capito. Ma visto che io sono sfigato. No, i visitatori devono essere poveri. Vabbè, sblocchiamo il circo, ragazzi. Il circo è brutto, il circo è cattivo. Io non voglio il circo, però. Sblocco il circo e... sì, ma mettiamo tutto il divertimento su quell'isola. Mettiamo anche un po' qua. Dietro la chiesa ci sta benissimo il circo, si sa. La live finisce più o meno tra un 40 minuti e un'oretta. La migliore difesa è un buon attacco, presidente. Va ma bene. In questo momento sono ancora moderatamente offensivo. Allora, 5.000 cash o il supporto ai militaristi? Questa è una cosa abbastanza... Allora, aspetta. Sì, la doppia R su un poraccio. Esatto. Allora, cosa? Fatemi... Manca il porto. Manuel! Ti potrei aiutare? Io, se posso aiutarti, ti posso aiutare. Non so. Guarda, in realtà la live è già partita verso le 8 e qualcosa. Però, come ho già detto, domenica 21, sempre verso le 20... ci sarà un'altra live sicura. Ho guardato i turni, posso lavorare. 5.000 o supporto ai militaristi? Non mi ricordo. Cioè, vabbè, dammi i soldi a sto giro. Oppure no, facciamo il supporto ai militaristi. Vabbè, facciamoci il supporto, vediamo come sono messi i militaristi. La felicità, popolazione, politica. Militaristi 85. Va bene, i capitalisti religiosi sono lì. Non sono tanto contenti. Bravo. Ok. E... le nuove torri di guardia sono perfette, presidente. Hanno quell'odore di nuovo che tanto mi piace. Esatto, anche a me piace l'odore di nuovo, soprattutto quando è in macchina. Mi serve di produrre pesce per queste due missioni, della suora e di quell'altro. Quindi intanto volevo vedere se riusciamo a costruire il circo qua dietro. Ok, sembrerebbe di sì. Sistema antincendio non è da noi. Miniera, mettiamoci il canarino se è possibile, così riusciamo il rischio che prenda fuoco. Anche se siamo onesti, a che cazzo mi serve sull'isola dei vulcani? Piuttosto facciamone la missione qua, sì, in questa cosa qua, della miniera di carbone. Ok, lì sì che ha senso. Il circo sta andando avanti. Ce l'abbiamo fatta? Non ancora, signore e signori. Non ancora. Non ce la si fa, ma meno male che la priorità è alta. Ma cioè, guarda, mi viene voglia di schiacciare sto pulsante. Mi viene voglia di costruire, di fare costruzione rapida. Transport Fever, ho fatto la prima live e supporto al 69%. Aspetta, bello, aspetta che qua esplode tutto. Cosa succede? Divertimento, taverna, giardino botanico. Allora, giardino botanico 25. Cos'è 25? Cosa vuol dire esattamente 25? 25. Efficienza 87%. What the fuck? Cosa vuol dire 25? Cioè, mi dà fastidio che non viene specificata sta cosa, ma veramente. 25. Il sabotatore è sparito e loro parte regolarmente. Va bene, ho sbloccato quindi il progetto per l'armeria. A 25. Allora, vediamo di nuovo la cartina, per favore, del divertimento. Copertura del divertimento. Qua fa schifo. E anche questa zona fa tanto schifo. Non capisco se deve essere il valore 157, 166. C'è scritto lì in alto, sotto città. Valore locale 157. Non capisco se è
positivo, negativo, se deve essere sul giallognolo, se deve essere rosso, non si capisce. Però per non sapere leggere e scrivere... Ah, ho appena messo un circo. Pagliacci e popcorn, bestie e sangue, maghi e magia. Ok. Scusami, presidente, ma ho per te un incarico che apprezzerai. È così divertente, in effetti, che dopo mi dovrai un favore. Sì, va bene, devo accettare una rotta di importazione. Non capisco perché importazione, ma vabbè. Cosa posso importare da questi sfigati dell'asse? Che non sia tabacco? Volume 5000? Beh dai, non è neanche tanto male. 2100, facciamo, importiamo il tabacco. Non so perché lo faccio, ma sto importando il tabacco. Giusto per fare la missioncina. Zucchero, ok. Ci abbiamo lo zucchero. Ce l'abbiamo, produciamo il room, il miglior room che ci sia. Ce la stiamo facendo. Qua abbiamo delle baracche. Capanno, pensare povero. Posto di lavoro ranch, un posto di lavoro ce l'ha. Quindi facciamo il condominio anche per voi, signori. Eccolo qua. Un altro condominio. Questo è un dormitorio. Adesso riusciamo a infilarci un altro dormitorio qua da qualche parte. Vediamo un po'. Così, molto bene. Già che ci siamo, facciamo un piccolo parchetto. Queste cose qua li demoliamo. Sembra che c'è un po' di giro, di gente. Questo ci piace. Sul divertimento, però, intrattenimento di lusso. Un teatro. Sblocchiamo il teatro, ragazzi. E da qualche parte, da qua, probabilmente, speravo di riuscire a ficcarci il teatro. Sembra che il circo è pieno. Per qualche motivo ci troviamo. Il bordello. Sì, il bordello. Decisamente. Però mi sa che non c'è. C'è il cocktail bar, volendo. Roba di intrattenimento di un certo. Montagna russa, acqua park, cinema. Il Luna Park. I visitatori devono essere poveri. Va bene, sblocchiamo anche quello. Diamoci la pazza gioia in tutti i sensi. Adesso c'è da chiedersi se c'è più gente che lavora qua o se c'è più gente che lavora di là, ma io punterei sul fatto che c'è più gente che lavora qua. Quindi se magari mi dice a che parte devo girarlo per farcelo stare, questo sembra un buon... Eccolo là. E adesso, a differenza dell'altra volta, sono stato anche più furbo, perché ho messo direttamente Luna Park sull'isola dove ci sta la centrale elettrica, quindi non c'è bisogno di costruire un'altra piccola centrale. Bestie di sangue tutta la vita. Va bene, va bene. Pietro, l'acceria arriva perché devo produrre le armi, quindi per forza. Ciao, Yak. Yak? Lak? Yak o Lak? Non si capisce, scusami. Ciao, Pietro, ciao, ciao. Torna indietro. Per questa mi maledirai come battuta. Qua non ci sta assolutamente nessuno. Va bene. E sì che, meno male che una piccola baracca. Qua c'è ancora la gente che sta per strada, nonostante ci sia un dormitorio. Facciamone un altro, per favore. Un altro dormitorio qua in fondo. Eccola. Molto bene. Berna, ciao, benvenuto. Riusciamo, per favore, a esportare questo cibo in scatola? Schermata. Compra licenza commerciale per 5000, grazie. Cibo. Noce di cocco, no. Mi sa che qua è il cibo in scatola. Ma non voglio importarlo, voglio esportarlo. Esportiamo le barche. Madonna, ricavo 33000. Niente panico, presidente. Ma si è presentata una minaccia così grave che non so neppure dirti quale sia. È essenziale questa cosa. Produce armi, esporta oro, sono le missioni principali. Ma ne abbiamo anche un sacco di secondarie, come ben sapete. Hai visto che spettacolo, Lofra? Spettacolare, spettacolare, spettacolare. Io vi ringrazio ovviamente a tutti per essere qua con me. E devo dire che ero un po' moscio oggi, un po' giù. Non c'avevo gran voglia di... Però grande tropico che sta facendo big numbers. Non c'è tanta gente al giardino botanico. Mi sa che qua c'è bisogno veramente del bordello che aveva proposto. Il Lollo, il caro buon Lollo. Ma Lollo, tu il canale, che hai deciso di fare? Basta. Il presidente ha annunciato il nuovo programma Spioni per Saldi. Denunciate un episodio sospetto e avrete la possibilità di vincere fantastici premi in denaro. Un capanno.
Un altro condominio? Che dici? Ci sta? Te lo faccio qua vicino, condominio? Eccola, condominio. L'hai ripreso? Madonna, allora devo aggiornarmi. Porta pazienza, ma devo aggiornarmi. Ragazzi, comunque, se volete vedere comunque un altro buon canale di YouTube fatto col cuore, io vi consiglio di passare a vedere il canale di Lollo. Ecco, che tra l'altro ha ripreso da poco il canale. Detto questo, continuiamo la nostra mega avventura. E ovviamente tra piccoli youtuber crescono, cerchiamo di aiutarci. Detto questo, buona gente, guardate, c'è la cimice che è tornata. Molto bene, è qua che mi tiene compagnia. A me fanno pietà queste povere creature. Cioè, io penso di averne salvate un bel po'. Comunque, un nuovo programma fa cagare e ti rubo i soldi. What? Pietro, cosa stai dicendo? My Summer Car, l'ho provato, Prince. L'ho provato. Ciao, Lolo, ciao, alla prossima. L'ho provato My Summer Car e l'ho anche abbandonato tipo dopo 5 minuti perché non capisco, cioè non so costruire una macchina. Forse con voi riuscirei anche a costruirla, a dire la verità. Però così da solo veramente ho fatto schifo, non sono riuscito mica. Madonna santa, ribellione bassa, supporto da schifo. I capitalisti, non piace il mio modo di fare i capitalisti, ragazzi. Allora, dobbiamo cercare di alzare il morale. Allora, c'è una rivendita di diamanti qua? Sì, c'è una rivendita, ma ci sta nessuno che lavora. Diciamo i big money. Oh là, cioè, ragazzi, reddito commissioni 25.000, porca troia. Sto vendendo la roba al mio popolo e tu non ti dai da fare? Eccolo là. Panzer, è stato bellissimo, grazie Pietro, sei un genio. Il fatto che mi hai taggato fa sì che risulti subito ai miei occhi il fatto che c'è un messaggio per me. Ho la clinica gratis, lo so, bello, lo so. La libertà è tutto ciò che conta, presidente. Il libero mercato. Aiutami a liberare il mercato e la sua mano invisibile renderà i nostri desideri finanziari una realtà. Il mercato è lo strumento degli oppressori. Aiutami a promuovere la libertà attraverso l'uguaglianza. Posso parlare? Anche se tu avrai più uguaglianza di tutti gli altri, naturalmente. Eddie, la live è iniziata più o meno da un paio d'ore e mi dispiace che, insomma, YouTube ovviamente faccia schifo. Per questo io vi chiedo gentilmente, se volete iscrivervi ai miei canali social che vedete anche sullo schermo in questo momento, tra le altre cose, ossia potete venire su Telegram, potete seguirmi su Facebook oppure su Instagram. Però ovviamente Telegram è molto più immediato e Facebook lo uso anche per, appunto, dare le comunicazioni di quando ci sono le live. In questo momento andrò con la prigione perché aumenta il supporto dei capitalisti, e aumentando il supporto dei capitalisti andiamo con... Perché sto facendo questo? Perché ho i capitalisti che mi stanno odiando praticamente, ma non quanto i religiosi per qualche motivo. Allora, qua dovrei avere una cappella, eccola qua, che è sempre piena. E da questa parte, in mezzo a concerie e robe varie, ho un sacco di gente che abita per strada. Vediamo, ufficio... Ok, ma se lavori nell'ufficio dell'edilizia, zio, costruisciti una casa, no? È un ufficio dell'edilizia. Cioè, già il nome stesso dovrebbe indicare benessere. Andiamo con un parco. Scusate se non sto leggendo in questo momento, ma sono molto preso. Sono preso, non so da chi, ma da dove, ma sono preso. E questa era molto ambigua come battuta. Carissimo, io collegherei le isole. Il problema è che... Allora, guarda, facciamo questo esperimento. Da qua... Allora, Tanto... Così sembra... Che un qualche tipo di collegamento riusciamo a farlo. Adesso io vengo lì, Andrea, e ti do un bel bacio con la lingua. Perché hai queste idee ogni tanto? Stupide creature, guarda, sono ancora qua. Sono senza soldi, perché ho speso tutti i soldi praticamente per fare i ponti, i mega ponti. Gli aeroplani hanno rivoluzionato l'arte della guerra. I comunisti, i religiosi non ti ameranno mai. Ma è probabile, cioè, è sicuro.
In un comunicato ufficiale il palazzo ha dicendo, la live è iniziata un paio d'ore, molto bene. Poi li acquisteremo. Lascia. 370 persone, non è semplice, però me la sto cavando abbastanza bene. Lasse. Lodiamo Lasse, per favore. E non voglio fare l'alleanza con l'asse perché ogni tanto, essendo così con alleati e asse insieme, posso chiedere aiuto economico, capito? Guarda, adesso, bam, aiuto economico, bam, baby. Big money fatti per Mike, easy peasy. I cittadini chiedono le elezioni, presidente. Sembra che vogliano decidere come essere governati. Egoisti. Teniamo un discorso, per favore, ragazzi. Teniamo un discorso, vediamo quello che non va. Soddisfazione per la salute, ed è qua che entra in gioco la clinica gratis. Allora, riconosco il problema, soddisfazione per la salute. Lodiamo i capitalisti, accusiamo gli alleati, perché è ovvio che bisogna alleati, e promettiamo la soddisfazione per la salute, ovviamente. Quindi facciamo il discorso. Miei tropicani, mio popolo, semplice, molto bene. Creature, la vostra prosperità è il mio onore, la vostra comunismo solidarietà è la mia fede. E io accetto di grazia il vostro affetto. Voi siete la mia tropico. Dunque, il vostro presidente ascolta il grido degli ammalati. Non ci sono abbastanza dottori. Non ci sono abbastanza dottori per identificare tutte le malattie. Ma presto tutti sapranno i nomi delle malattie che hanno contratto. Grande roba. Il nostro continuo benessere è supportato dai capitalisti che ringraziamo. Siamo grati per le numerose opportunità di lavoro che avete dato al mio popolo e al vostro atteggiamento progressista verso la tassazione. Certo, abbiamo anche dei nemici, quelli che si spacciano per alleati. Supporto al 90%. Fare propaganda, ma non dobbiamo cadere nella loro. Guarda che roba! Parliamo della salute della nazione. Più dottori, ho sentito dire. Ma non è sufficiente! Non è sufficiente! Ci servono dottori migliori che lavorano di più e guadagnano di meno. Come in Italia. Votate per il presidente, per il futuro che meritate. Esatto, un futuro del cazzo. Scusate viva il francesismo. Tropico! Viva Tropico! Viva! Viva Tropico! Adesso fatemi costruire per favore altre. Un altro dormitorio qua dietro. Ok. Allora, qua c'è alto inquinamento, mentre qua dietro invece non c'è per niente inquinamento, quindi qua ci sta benissimo un... dove cavolo la faccio io sta cosa? Qua ci piace. Eccola là, una parco L. Eccola là, benissimo! La voce di Mussolini a questo discorso era perfetto. Buono, buono. Totale localizzazione, sì, è un grande titolo. Tra l'altro, comunque... Calypso, che sono gli stessi, tra l'altro. Devo dire che le nostre richieste sono state esaudite. Progetto casuale, scusi? Cantiere navale. Cosa posso fare col cantiere navale? Stavo dicendo la Calypso, tra l'altro, e sono gli stessi publisher anche di Railway Empire. Quindi hanno dei titoli molto carini e coccolosi quando ci saranno gli sconti. Sicuramente usa le assi per produrre imbarcazioni. Inquina. Non male, anche se inquina. Vediamo se io posso... visto che c'ho un sacco di cose che non sto facendo niente, esportare il petrolio agli americani, tra l'altro, va bene. E poi posso esportare il rum 5% all'asse, ma vaffanculo, scusate, però francesismi qua partono così quando vedi ste offerte del cavolo. Comunque sto facendo soldi e non sto andando in bancarotta, è incredibile. Molto bene, direi che va benissimo come cosa. Lasciami in pace. Oh sì, ti lascio in pace. Invece, se facciamo una live su Forza Horizon, cosa ne pensate? Dai, fatemi sapere cosa ne pensate. Forza Horizon, ovviamente, il 4, ovviamente. Allora, cioè, è interessante, vero? A me piace come titolo. Ho di quelle belle macchinozze. Lo gioco in compagnia di bella gente allegra e simpatica. E potrei fare magari una live a loro insaputa. Cioè, roba del tipo che io faccio la live... e parlo con voi e parlo anche con loro nel frattempo. Però è tutto all'insaputa di tutti, capito? Questa la mettiamo qua, un altro edificio residenziale. Non so neanche perché l'ho messo qua, ma ci metto un parco di dimensioni M. Ok, lo voglio ficcare qua dentro. E un altro parco S. Eccolo là.
modo che sono state introdotte le auto volanti. I tempi di volo attuali sono inferiori al secondo. I nostri scienziati sono al lavoro per aumentarne la durata. Allora, che schifo sta bellezza. Allora, stavo dicendo, problemi sanitari abbiamo a Tropico. Allora, vediamo, sicurezza contro il crimine abbastanza, ma non abbastanza. Assistenza sanitaria, affinché è tutto verde, cosa vuol dire? Cioè, va bene? Cioè, io se vedo una roba del genere ed è verde, dico cazzo, va tutto bene. Qua invece vedo un sacco di palazzoni e c'è la clinica che è super piena. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Fare un gioco di corse tipo Need for Panda. Madonna, quanti giochi gioco, Paolo. Tutto quello che esce sul mercato che è degno di essere giocato, io lo gioco. Monster Hunter, ero scettico, ma alla fine ci ho preso gusto e mi sto divertendo un sacco. Non so. Tra l'altro, Rainbow Empire dovrebbe avere un nuovo DLC che riguarda tipo il Sud America. Dovrebbe essere tipo le Ande o quella zona lì. Il sabotatore ha colpito al porto e l'asse è nel caos. Sai, per organizzare un colpo del genere deve avere qualcuno che lo aiuta. Corse lento. Comunque ci sono anche le auto degli anni 60 su Forza, eh? Cioè auto che fanno malapena i 100 all'ora. Auto che probabilmente tu, Pietro, vorresti avere. I ride qua si stanno annoiando, non sanno che fare. Allora, aspetta, non chiudere sempre tutto così velocemente. Io vado qua e se tengo premuto My Usk posso mettere in fila tipo vai a cercare petrolio, vai a caccia al tesoro, vai a cercare pesce, nickel, oro, vai a cercare caccia al tesoro. E alterniamo tutto così, ancora petrolio e poi caccia al tesoro. E così i pirati continuano ad andare in giro, capito? Molto bene. Sembra che le cose... Madonna santa. Costruzione rapida, grazie. No, perché sto porto qua mi fa veramente tagliare le vene. Nel frattempo hanno iniziato pure a lavorare. Qua non c'è nessuno. Attenzione. Scusate. Minaccia ribellione bassa. Salute 36. 6x6 quanto fa? Complimenti. Ben detto. Dicevo un giardino botanico. Anzi, qua in questo buco. Anzi, fatemi ragionare. Ragazzi, non è facile ragionare. Soprattutto quando avete un cervello grande e grosso come il mio. Entra. Un circo. Ce l'abbiamo qua il circo? Ma c'hanno un giardino botanico, questi sfigati. Non ci vanno al giardino botanico. Ci mettiamo il circo qua dietro. Ok? Circo. E per non sapere leggere e scrivere, ci facciamo un. Cosa cazzo ho fatto, Mike? Un condominio. Eccolo là. E adesso lungo tutta la strada ci facciamo il parco dimensioni M. M. Eccolo là. Così rendiamo le cose più belle, più appetibili, più belle. Allora, Rainbow Empire The Long Dark. No, non l'ho fatto. Purtroppo da quando sono usciti gli episodi l'ho abbandonato lì. Monster Hunter. Non lo so. Perché... non lo so. Cioè, nel senso, potrei portare un sacco di titoli perché gioco praticamente di tutto e di più. Eppure mi sono fissato un po' sui gestionali, ma perché... e ogni volta è un po' una fitta al cuore per il povero Mike. Per il fatto che... fermi che mi è venuta un'idea. Fermi che dopo ricordatemi questa cosa, se è possibile. Me la sono già dimenticata. Volevo fare la rimessa degli autobus, ok? Rimessa degli autobus. Quindi, rimessa degli autobus che io... metto. Dove possiamo rimettere una rimessa? Qua giù? Sì, ok. Vediamo se dopo riesco a usare in maniera efficace la rimessa degli autobus. Stavo dicendovi... non ancora le baracche, cazzo. Demolisci. Demolisci. E costruisci un dormitorio. Eccola. SimCity? No. No. SimCity? No. SimCity è stato un buco nell'acqua. Preso tanto entusiasmo, con tanto di poster che dovrei già avere anche qua da qualche parte, ed è un buco nell'acqua. Dark, ciao bellissima, ciao. Tra le altre cose, sì, allora gioco un sacco di giochi e però mi sono fissato su questa cosa qua dei giochi gestionali. È una cosa buona più o meno, nel senso che mi sono reso conto, e mi demoralizzo ogni volta, come stavo dicendo prima, anche la giornata di ieri, il fatto che magari ci metto dell'impegno, faccio dei video abbastanza così, anche diversi,
e si beccano delle visualizzazioni da schifo. Visualizzazioni che sono dovute al fatto che non sono il tipico gioco che ho portato fino ad allora. Cioè, se ho portato Transport Fever per un sacco di tempo, gestionali, è successo con Farming Simulator, e io infatti ho smesso a un certo punto di portare Farming perché mi sono accorto che il mio canale stava andando nella direzione di un canale tipo quello di Nick, che io un po', cioè, non mi metto qua a esprimere pareri su di lui, ma non mi sembra una persona tanto, come dire, insomma, non voglio dire cose carine e coccolose di nessun tipo, che non sono carine e coccolose. Comunque, mi sono accorto che il canale stava prendendo una direzione che era quella dei giochi di farming. Allora, il mio canale non è come quello di Killer Croc, per nominarne uno di grande, che porta solo farming, video di trattori, cioè, nel senso, a me piace il gioco di Farming Simulator e lo porterò ancora, ma il mio canale è un gioco, cioè un canale un po' dove porto di tutto e sì, gestionali, però anche giochi. Un ascoltatore ha scritto chiedendo: come posso aiutare il presidente a vincere la guerra? Stando zitto. Ha risposto: vota per il presidente nelle prossime elezioni. Ok, stando zitto, però sarebbe un'idea per iniziare a aiutare il presidente a vincere le elezioni. Detto questo, giorno delle elezioni fra 10 mesi, ok, sta andando tutto bene, molto bene. Mike, sei sempre il top, me l'hanno sempre detto. E quindi ho smesso anche di portare farming, perché stavo diventando troppo farming, capito? Il mio problema come personalità è che quando gioco troppo a una roba, dopo un po' mi rompo le palle. Cioè, Transport Fever, dopo 2 stagioni, ogni volta che lo gioco adesso... Diciamolo chiaro, Etton. Mi piace un sacco. Meglio essere fra gli alleati che far parte dell'asse. Però il problema è che dopo un po'... Cioè, ragazzi, non ce la faccio più. Allora, alleati sto esportando peli. E il petrolio ancora no. Licenza commerciale potrei prenderla, ma devo concentrarmi sulle produzioni di vario tipo. Direi che in questo momento punterò sulle assi. Ok? Andiamo di assi. Allora, io potrei fare fabbrica tessili, usa lana e cotone per produrre stoffa. Stoffa, quante stoffe ce ne abbiamo? Ne abbiamo le stoffe? Esportiamo le stoffe? No, non stiamo mica esportando le stoffe. Ci stanno le stoffe qua da esportare. Adesso tra poco leggo, ragazzi. Tra poco leggo, portate pazienza, ma è difficile fare tutto. Cotone. Perché non ci stanno i prodotti? Stoffa. Importazione, ma porca la vaccaccia. Tra l'altro 45% oltre la norma. Mi è svanita di nuovo sta maledetta cosa. Allora, riprendiamo. SimCity. SimCity è stato un bel titolo, però mi è caduto in basso. Col fatto che la mappa era piccola, col fatto che era tutto... cioè, dovevi specializzare le varie città, dovevano comunicare tra di loro, ma il networking era un disastro. Cioè, tu potevi anche giocare col tuo amico, però le città non si scambiavano abitanti, quindi ti trovavi con disoccupati, con un sacco di situazioni spiacevoli dovute a un'esecuzione fatta da schifo. L'incendio ovviamente sta devastando la mia città. Ci dovrebbe essere esattamente qua la caserma, che si spera che stia funzionando. L'ananas, 2 persone stanno andando molto bene. Vediamo. Dark spara tutto. Novembre. Sono sicuro che i cittadini buoni di Tropico voteranno per te. Battlefield 5. Su Battlefield 5 ho intenzione di farci live, ho intenzione di farci video, un po' come ho fatto su FIFA, dove ho fatto delle partitelle, ovviamente magari non a scopo comico stile FIFA. Il problema di FIFA è che tira fuori il lato peggiore di me, e questo non è un grande risultato. Però ti posso dire che Battlefield sicuramente lo giocherò un bel po', anche perché è un gioco che mi rilassa e tira fuori, madonna santa, guarda ste capanne, cioè, ma si può? No, questo è povero, quindi visto che volete star là, sfigati, vi faccio un bel dormitorio vicino qua, così siete soddisfatti. Vediamo se mi hanno costruito la rimessa degli autobus. La stanno facendo in questo momento. Ci piace come cosa. Cosa ho completato? Ho fatto un'altra missione. Pres, ragazzi. Qualsiasi uomo sarebbe soddisfatto. Esportiamo 12.000 di oro. Siamo arrivati al punto dove ho staccato praticamente col terzo episodio per via del fallimento.
Sto costruendo di tutto e di più. Non sono ancora in bancarotta. Ho quasi 400 quest'isola persone. Ha un bel problema col suo vulcano. Ok, eccolo qua il vulcano. Il riscaldamento centralizzato. Vulcano in arrivo. 3, 3, 2, 1. Eccolo là. Boh. Guarda. Guarda sto bastardo. Vuoi vedere che mi colpisce il porto? Vittoria schiacciante alle elezioni, presidente. 23 hanno votato contro il mio rivale. È un po' come quello che ha lasciato il non mi piace alla live. Va bene. Allora, qua non c'è assolutamente niente da cambiare. La Costituzione sarà sempre per quelle, per sempre. E... cittadini di Tropico, questo è un annuncio di servizio pubblico. Anche se la... Presidente, so che mantieni sempre le tue promesse. Va bene, ma oggi più che mai i cittadini si aspettano che tutte le promesse vengano rispettate. Ma vogliono più elevata, quindi Mike decide finalmente di usare l'asso nella manica. E ovviamente, cosa decide di fare? Decide di andare, non è un intrattenimento, è un servizio pubblico, la clinica, a gratis. Perché c'avevo a gratis, ok? C'avevo un po' di bonus. E posso metterla qua, vicino al circo. Vicino al circo, la clinica. Perché? Vicino al Luna Park? Ci sta meglio? Ci stava bene al posto di questo parco qua, vicino a casa dei Vigili del Fuoco, vicino agli altri edifici. Però Mike ha deciso di... posso mettere anche qua vicino ai campi, ma non è il caso. Non è necessario che siano gli edifici vicino alla strada, quindi... interessante. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Dove Mike riesce a metterla? Adesso vi rispondo alle domande, ragazzi, guardate pazienza. Vabbè, la metto qua, chi se ne frega, cioè, dai. Allora, ho costruito, non ancora, rimessa degli autobus, quasi finita però... nel frattempo rispondo a voi. Battlefield 5 è un gran gioco, cioè inutile negare, girarci attorno è molto bello, secondo me. Allora, capolinea, da dove si parte? Si partirà ovviamente partiremo da più o meno, dove cavolo parto, ragazzi? Partiamo vicino, davanti alla clinica, ok. E dove cavolo finito? Qua. Fermata degli autobus finale. La metterò in Culogna. La metterò qua. Ok? Agevoliamo il trasporto e questo attraversamento. Agevoliamo. Bene. Questa è dunque stata la vittoria politica più grande. Arrivano gli strike di Nick. Ops, di nuovo, Madonna Hai santa. Hai sentito del sabotatore, presidente? Una piantagione gratis. A quanto pare, quelli dell'asse sono tormentati da un pinguino armato di esplosivi. Sì. È curioso capire cosa c'entra la suora con tutta questa cosa. È curioso, però va bene così. E molto bene, molto bene. Allora, Dario, è stato un piacere. Scusami, ma ho letto adesso il commento. Ciao, bello. Alla prossima. Il Panda 4x4. Facendo un canale monotematico, rischi di perdere dell'utenza. Assolutamente. Ma il rischio è anche doppio, cioè è a doppio taglio, perché c'è gente che ad esempio si aspetta di vedere un canale monotematico. Se a me interessa farming, mi iscrivo al canale perché voglio vedere solo farming, ed è quello che sta succedendo un po' a me. E quando Mike carica un video di FIFA 19 fa 20 view in 24 ore, allora dici, ma che cazzo ho fatto di male? Cioè, nel senso, scusate il francesismo, ma quando uno si fa 2 ore qualcosa, 3 orette, così facciamo 2 orette, facciamo per essere buoni, di registrazione, editing, facciamo 3 perché sono 3, e dopo ti vedi 60 view in 24 ore, il porto ovviamente è distrutto. Grazie, grazie mille. Anche questo è stato, cos'è che hanno distrutto qua? Ok, anche la torre qua è stata demolita. Scusate, vediamo un po'. Questo è stato demolito, quello è stato demolito. Altri danni? Torre di guardia e porto. Solo questo, molto bene. I pinguini vengono attribuiti alle suore. Sì, certo, certo. Se vieni avanti ti do un pugno. Pietro, non l'ho capita. Questa... acceria, no! Acceria, no! Non la faccio! Non la voglio fare l'acceria! Voglio fare... cosa secondo devo le ultime notizie, pesce. I tropicani stanno sbollendo gli spiriti mentre l'attività vulcanica si placa. Stiamo producendo pesce? Allora, stile del progenitore. Adesso spiegatemi perché io dovrei usare il stile del progenitore con 1,75 unità di pesce ogni 1 unità presa, invece di fare 2,25 invece di 3 unità prese. 2,25 invece di 3.
perché sono in meno invece di stile progenitore, 1,75 invece di 1. Infatti lasciamo perdere, va bene così, va bene così, va bene così. Mi ha distrutto il porto della torre di guardia. Abbiamo trovato il quotidiano, super. Cosa c'è scritto? Pesce. Ovviamente adesso sentirete un po' di casino. Cani che abbaiano. Visto? Io lo sapevo. Soddisfazione per la salute. Dov'è la clinica? Non c'è nessuno. Assumiamo dei lavoratori stranieri. Ecco, quello si può fare. Si possono portare anche assumendo. Paghi e ti portano una persona specializzata. Un po' come le richieste di lavoro che ho visto io per andare in Australia oppure in Nuova Zelanda. Intanto sull'asse... Oh, da... Oh, che cavolo è successo qua? Gli alleati che mi odiano. Lodiamo intanto l'asse. Che almeno quelli ci portiamo a 56. Ma perché gli alleati... Perché? Cosa è successo? Oh. Esportazioni per gli alleati. Il porto mi è stato spaccato in due. Meno male che ne ho altri due di porti. Ah, ok, anche questo è stato rotto. Tanto per cambiare. Petrolio non ne sta proprio tirando fuori. Manco un po'. Lavoratori alla grande. No, no, infatti non sto... Pesce, vino, Pietro è impazzito. È diventato pazzo. I pinguini, sì. I pinguini sono i poliziotti, in realtà. Allora, vediamo come siamo messi, per favore. Cittadini disoccupati 11, posti vacanti 11. Scusate, ragazzi, allora qual è il problema? Cioè, andate a trovarvi un lavoro, no? E sempre, sempre, sempre lì siamo, ragazzi. 52.000 di ricavo, 66.000 di spese. Paghe 31.000. Vabbè, costruzione 16.000, ci sta. Esportazioni 21.000. Cibo in scatola a bomba. Vedete che Mike ci ha visto lungo con col cibo in scatola all'inizio. Grazie all'ananas. Allora, fabbrica tessile qua. Conservificio. Si può fare. No, conservificio ci va bene così. Ananas a bomba. E ne ho ancora un sacco tra le altre cose. Schermata degli affari. Non ho 10.000 per comprare una licenza al momento. Crostacei, carne, pesce, banane. Chi è che vuole importare delle banane? Vuoi delle banane? Lo sapevo io che vuoi delle banane. Ciao Emilio, ciao, ciao. Da ragazzino veneravo l'Australia. Allora dovresti aver giocato a Forza Horizon 3. Comunque, mi sono perso la parte di Forza Horizon. Non ho capito se volevate che... Cioè, se volete vedere una live su Forza Horizon o meno. Di sicuro, in sparatutto, ci saranno. Fallout 76, 5, 4, insomma, in quel range di numeri. In un comunicato ufficiale, il palazzo non so esattamente, perché un MMO e io... Il mondo di Fallout... Continuate ad ascoltarci per sapere con chi siamo alleati ora. Per via dei mutanti. Per via dei mutanti, l'ho un po'... cioè... Mi hanno fatto sempre un po' scacazzare, capito? Perché non sai mai che cazzo ti ritrovi. Ti trovi quei cavolo di granchi giganti, quelle robe assurde, i lupi mannari, tutte quelle creature strane. Non mi hanno mai fatto impazzire, capito? E allora Fallout credo che lo salterò. Forza ci sta benissimo. Molto bene. Dov'è? Non vedo più la cimice. Vabbè, è svanita. Basta che non sia entrata nell'armadio. Comunque, tranquillo. 76. Forza sarebbe stupendo. Ma io forza ce l'ho. E c'ho anche delle macchinine. Mamma mia. Mi sono fatto una livrea. Non è completata, però ci sono messo le manine. Mi sono fatto una livrea della McLaren Senna. Non Senape. No, McLaren Senna. Quella top di gamma che praticamente si guida all'inizio. La grafica è spettacolare, la giocabilità è spettacolare, con un controller si gioca divinamente. Io ve lo consiglio caldamente, cioè proprio se volete un gioco arcade. Infatti volevo farci un video. Ah, sta bruciando. Ci sono due vigili che stanno andando, dai, bello. La ricerca, non sto facendo assolutamente niente di ricerca perché la trovo assolutamente inutile, penso. Nessun reddito. Ma c'ho la biblioteca, mi sa che non è che costruita, quindi chi se ne frega la biblioteca. Bene. Sì, appunto. Te spara e vai, non ci pensare finché i colpi hai continuato a sparare. Ok. Il panda, ma non lo so se c'è, ma presumo di sì, cioè poco ma sicuro. Guarda come sono, madonna, i soldi fanno soldi, l'ho sempre detto io. Vediamo, caffè, tronchi,
I tronchi valgono abbastanza uno schifo, 1500 per 1000 unità. Il tabacco, ma io c'ho il tabacco? Il cotone, c'ho il... ma che razza di roba c'ho? Non so neanche cosa mi ritrovo. Oh, il caffè, piantagioni di ananas, ananas, zucchero. E adesso credo che mi andrò a cercare. Guardate questo con la barca, ragazzi. Bravo cucciolo, vai con la barca. James Archer. James Archer, molto bene. Il mio autobus che gira all'impazzata. Guardalo qua, pieno di... Madonna, sono stato un genio, ragazzi, un genio. Allora, magari ci fosse divino se hai i soldi. È vero, però io mi sono fatto l'Xbox Game Pass, che viene 10 euro al mese, ok? Di cui altri 4-5 potreste darli a Mike. Così può farsi anche le live in maniera costante, tranquilla e senza pensarci più di tanto. C'è sto tronco che si muove? No. Bene, stavo dicendo, Xbox Game Pass, in realtà 10 euro al mese. E con quei 10 euro al mese praticamente Forza Horizon non è che lo giocherai per 5-6 mesi probabilmente, lo giocherai un mese, due. Di conseguenza tu con 10 euro, anzi fai 20 euro, te lo giochi per 2 mesi tranquillo invece di spenderne 60 e avercelo lì. Anche perché, oddio, richiesta fallita, vabbè. Anche perché quando verrà fuori il nuovo Forza, dubito che ti metterai ancora a giocare al capitolo precedente. Ecco, molto bene, Pietro, è stato bello vederti. Io credo che mi fermerò qua con questa live. Abbiamo fatto un sacco di cose. Adesso penso che potrò andare avanti con la stagione, una serie normale, visto che siamo arrivati a decisamente un gran bel punto. Ovviamente, Emanuele, ciao bello, ciao, benvenuto. Io vi aspetto quindi domenica prossima, domenica 21, alle ore 20. Se ci saranno delle cose intrasettimana, ve lo dirò. Purtroppo non posso garantire niente perché ho degli orari abbastanza incasinati, ma finendo il concorso martedì, per il quale io vi chiedo di incrociare i diti per Mike, insomma, guarda che bello, è una beta, vi ricordo, però comunque spero di vedervi numerosi anche domenica prossima. E adesso leggo gli ultimi commenti, vediamo cosa c'è scritto. Magari ci fosse, io sto aspettando. Allora, è fantastico, penso di parlare di Fallout, molto bene. Vado a dormire, che mettono la 1 turbo. Ok, ci sono le alfa, decisamente le alfa ci sono. Mashinki lo riprendo in settimana e va avanti sul canale, assolutamente. Sì, le barche andranno sulla terra, sicuramente. Andrea, conto sulla tua presenza alla prossima live. La ribellione è nessuna, tutti mi amano, e se mi amate lasciatemi un like. Emilio, ti ringrazio per la compagnia, forza quel concorso, è un gioco di parole, Lofra, lo fai apposta? Forza, va bene. Stai scrivendo con i diti incrociati, deve essere una cosa bella, molto simpatica. E... i diti si dice perché uno vuole essere alternativo, non è corretto, ovviamente, però si dice e basta, capito? Cioè, nel senso, non è, cioè, è come dire, che ne so, come quando vi dico ciao carissime, lo so che non siete donne, però i diti è per essere un po', oppure gli euri, capito? Non sono euro, ma sono euri. Se vi avanzano degli euri, potete contribuire alla causa di Mike. E soprattutto, se volete comprare un gioco, usate il link di Instant Gaming e seguitemi sui social. E con questo vi saluto e vi ringrazio tutti per l'attenzione. Ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti, sono Mike. Passo e chiudo. Ciao. Ciao bellissime.